Intanto buongiorno a tutti e grazie davvero per essere qui a Foggia. Anche dall'istituto sono collegato. Ahimè, in questa formula che comunque diciamo parla del nostro tempo. Volevo, consentite a me di aprire questa giornata proprio perché siamo virtualmente nella mia città. Volevo intanto ringraziare il presidente Fabrizio Bruschi e tutto il PD per aver proprio concretizzato questo evento. Avevo raccontato al presidente, al CD, avevo fatto presente la mia intenzione di organizzare qui a Foggia, se vi ricordate, in presenza, addirittura in presenza, una mattinata per il nostro consueto saluto prenatalizio e quindi ospitando anche il CD per la loro riunione di fine anno. E così sembrava che le cose andassero bene, vederci di persona, abbracciarci, sarebbe stata una bella, insomma, una bella occasione. E sarebbe stata anche l'occasione per ricordare insieme tutti quanti la figura del professor Puccini, la cui appunto occasione era ancora sfumata a distanza di oltre un anno dalla sua scomparsa e perché il nostro congresso ovviamente è stato cancellato. Quindi è inutile dire che ovviamente avervi qua sarebbe stato diverso per tutta la comunità accademica, sono sicura che avrebbe fatto piacere a tutti i colleghi e soprattutto anche alla famiglia del professor Puccini, che salutiamo qui Valeria, Antonella, le figlie di Puccini, Angelo, il genero, non so se è qua, non so se c'è Claretta, anche la nipotina. Quindi oggi invece siamo qui in questa piattaforma che si chiama Collaborate, che in sé rinforza questo concetto di unione, è vero? Ora faccio così con un moto di orgoglio, dico che questa piattaforma rientra in un progetto a cui la mia università ha aderito da tempo, che è quella dell'e-learning e della didattica mista blended. In realtà questa filosofia di erogazione della didattica si deve proprio all'attuale rettore, professor Pierpaolo Limone, e da lui fu fortemente voluta e attuata, pensate, nel 2015, quindi in tempi non sospetti. E oggi, come vedete, ci torna assai utile. Non intendo, come dire, per farvi prendervi del tempo e quindi do la parola appunto al magnifico rettore e poi alla direttrice del mio dipartimento perché so che hanno degli impegni. Quindi li ringrazio entrambi davvero per aver accettato con entusiasmo di partecipare a questo indirizzo di saluto e quindi do a loro la parola. Grazie. Manca l'applauso, vabbè, ma lo faccio io. L'applauso è da rivolgere naturalmente alla professoressa Gian Gaspero per l'organizzazione di questo evento, purtroppo telematico come ha ricordato, ma spero, anzi sono sicuro che ci saranno occasioni per riprendere le buone abitudini dei convegni in presenza che servono perché costruiscono poi le relazioni accademiche. Poi alla fine il nostro lavoro è fatto di studio individuale, in gruppi, in laboratori, ma anche di relazioni con i colleghi. E quindi gli incontri faccia a faccia, in presenza, secondo me sono essenziali e non saranno sostituibili da queste piattaforme. Certo, possono aiutarci, possono integrare il nostro lavoro, però le manifestazioni alle quali siamo abituati dovremo riprendere a farle. E in questo senso spero che possiate essere ospiti della nostra università in un prossimo evento. Quindi io qui veramente sono un po' fuori contesto perché la mia provenienza è quella del Dipartimento di Studi Umanistici, quindi non ho competenze disciplinari per entrare nel merito del vostro programma, che però vedo fitto, ben articolato e anche molto, molto contemporaneo. Insomma, si parla anche della lezione che abbiamo imparato in termini anche epidemiologici e credo che ci siano riferimenti anche alla situazione attuale. Quindi ringraziamento per
l'organizzazione, ripeto, alla professoressa Gian Gaspero, alla direttrice del Dipartimento, e ringrazio naturalmente il presidente della Società Italiana di Parassitologia, il professor Bruschi. Il Dipartimento Daphne è fiore all'occhiello del nostro Ateneo, è sicuramente un dipartimento di eccellenza sotto tutti i profili. Si è trasformato da poco, ha cambiato il nome per includere in maniera più sistematica, più efficace i corsi di studio anche di area ingegneristica che stiamo avviando all'interno dell'Ateneo, e questa, diciamo, compresenza di discipline diverse, anche qui credo che sia un elemento di vantaggio, un'opportunità per il Dipartimento e per tutto l'Ateneo. In qualche modo il Dipartimento sta incubando una serie di nuovi corsi di studio che caratterizzeranno poi lo sviluppo futuro dell'offerta formativa dell'Ateneo, e anche questo credo che appunto sia un elemento di valore. Quindi grazie ancora, e buon lavoro e buono studio. Passo quindi la parola alla direttrice. Grazie, magnifico. Applausi. Allora, intervento adesso della direttrice del mio dipartimento, dico con orgoglio, il dipartimento Daphne, la professoressa Milena Sinigaglia per il suo indirizzo di saluto. Grazie Titti, grazie a tutti, grazie al Magnifico per le belle parole sul nostro dipartimento, del quale ho l'onore di dirigere in questo periodo. Ovviamente anch'io ringrazio moltissimo la professoressa Gian Gaspero per aver fortemente voluto qui a Foggia, anche se poi diciamo dire qui a Foggia in questo momento non è proprio corretto, però noi sentiamo di avere la presenza di tutti i colleghi della Società Italiana di Parassitologia. Ovviamente ci auguriamo di averli fisicamente anche qui a Foggia, però io intendo appunto dare il mio benvenuto, la mia accoglienza presso il nostro dipartimento, questa giornata di studi che appunto vede come argomento centrale il ricordo del professor Puccini. Io devo dire che sono particolarmente anche emozionata per questo evento, perché forse ho visto la presenza delle figlie. I miei genitori erano amici di Vezio, come lo nominavano in casa, quindi da adolescente sentivo i miei genitori parlare di questa figura. Mai avrei immaginato che dopo tanti e tanti anni avrei portato i saluti a un congresso. Già abbandonato, secondo me. Forse la linea è ballerina. Non so se adesso mi sentite. Sì, Io non, purtroppo non so cosa sta succedendo nel nostro dipartimento, ma spesso la linea salta. Spero mi abbiate sentito, quindi appunto mi stavo raccontando qualche vago ricordo di personale. l'abbiamo sentito. Vabbè. Va bene, secondo me è un problema della tua direzione. Secondo me, Milena, è solo un problema proprio fisicamente del tuo studio. Ti Non ti ho sentiamo? sentito, Titti. No, penso che sia un problema solo del tuo Mi sto studio. spostando. Vabbè, dai, non ti Io preoccupare. adesso mi sono spostata proprio fisicamente, sempre nell'ambito dello studio, nella speranza di avere maggiore connessione. Non so cosa avete sentito, per cui non mi vorrei ripetere, non vorrei annoiarvi con questo. Avete Tutto sentito? Mi abbiamo fa piacere che avete sentito tutto. Quindi comunque, ecco, volevo dire che è evidente che il professor Puccini ha lasciato un'eredità importantissima, se i suoi allievi e i suoi amici, i soci della stessa società scientifica sentono la necessità, il dovere quasi di ricordarlo. Ovviamente anche il tema del futuro è molto interessante, quindi il futuro dell'epidemiologia, cosa possiamo trarre da questo
da questo periodo, ecco, io credo che sia importante riuscire a trarre vantaggi da questo periodo, quei pochi che si possono trarre, perché ovviamente sappiamo benissimo che non ci sono grossi vantaggi, però noi come studiosi riusciamo ad approfittare di tutto, quindi anche di questo momento per fare una approfondita riflessione su quelli che sono i nostri errori e quelli che non dobbiamo ripetere. Quindi io veramente vi faccio i miei migliori auguri a questo punto anche di Buon Natale, visto che siamo ormai prossimi alle festività natalizie. Vi auguro buon lavoro e veramente vi accolgo idealmente presso il nostro dipartimento con la speranza di potervi accogliere non solo idealmente, ma anche fisicamente per una visita presso la nostra città e il nostro dipartimento. Grazie Titti, grazie a tutti, grazie al Presidente della Grazie. società. Grazie Buon mille, lavoro. davvero, grazie, grazie mille. A questo Grazie a voi. punto, grazie, grazie mille. Quindi è stato bello ricevere i saluti del Magnifico e della mia direttrice e ora mi taccio perché do la parola a Fabrizio Bruschi. A cui appunto è delegato il compito di introdurre e di coordinare questa secondo me bellissima giornata che ci vede appunto tutti insieme su appunto il presente e il futuro, il passato, il presente e il futuro della parassitologia. Grazie a tutti, grazie Fabrizio. Buongiorno a tutti, questa è una giornata di emozioni, di ricordi. Ringrazio il magnifico rettore e la direttrice Sinigaglia per ospitarci in questa giornata. E ringrazio Titti per l'organizzazione, ma soprattutto per il fatto di ricordare a tutti noi che l'università è fatta di persone, che non si misurano con l'H-index, ma soprattutto per quello che hanno lasciato a chi è venuto dopo di loro. Saranno sempre dei maestri con la M maiuscola e degli allievi. Ed è bello oggi che gli allievi si ricordino del maestro, con un passaggio di testimoni che oggi consegniamo a chi è più giovane di noi. Ora ricorderò brevemente il collega ed amico Vezio Puccini, soprattutto per chi non l'ha conosciuto. Toscano di origine, era nato a Castelnuovo Berardenga nel 1930 e foggiano di adozione, dopo la laurea a Napoli nel 1952 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, aveva inizialmente operato dal 1953 al 1983 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia, svolgendo vari ruoli, da borsista ad aiuto, per poi passare al mondo accademico, insegnando malattie parassitarie degli animali domestici nell'Università degli Studi di Bari. Era professore ordinario dal 1986. Nel corso della sua lunga carriera professionale ha svolto ricerche su numerose patologie parassitarie di interesse animale e umano, echinococcosi, idatidosi, toxoplasmosi, leishmaniosi, trichinellosi, telaziosi, rogne, parassitosi poco note come la miasi sottocutanea delle capre, eccetera, ma anche nei primi anni di attività su malattie batteriche di notevole interesse sanitario, quali il carbonchio ematico e le tossoinfezioni alimentari. È stato componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Parassitologia, del Comitato Scientifico della Società Italiana delle Scienze Veterinarie, vicepresidente della European Working Group un ipodermosis, del consiglio direttivo, vicepresidente e infine presidente della Società Italiana di Patologia e Allevamento degli Ovini e dei Caprini. E lasciatemi dire che ho un ottimo ricordo del professor Puccini, anche perché ci accomunava l'origine toscana e tutte le volte che ci si vedeva ai congressi SOIPA avevamo sempre qualche motivo per scambiarsi delle opinioni, appunto, provenienti dalla stessa regione. A questo punto, passiamo alla parte scientifica di questa giornata, che ricordo ha il titolo di Ricordando Vezio, l'uomo, l'amico,
e l'eredità scientifica. E passo la parola al professor Fulvio Esposito, professore emerito di parassitologia e già rettore dell'Università di Camerino, con la sua lezione che ha il titolo L'epidemiologia e la lezione che abbiamo imparato. Pregherei tutti quanti di spengere le telecamere e i microfoni per facilitare la connessione, visto che siamo già 50 e più persone collegate. Prego Fulvio. Fulvio, la tua diapositiva ho visto che funzionava prima, o se no vuoi che la mostri io? No, va bene, ci provo Titti, ci provo, vediamo. Allora, grazie prima di tutto a te per l'invito, al presidente, a Fabrizio, a tutto il direttivo della società, alle amiche e agli amici che sono presenti, collegati, sia pure in questa forma. Siamo costretti a vederci e sentirci da lontano attraverso gli schermi e gli altoparlanti dei nostri computer, ma nonostante questo mi piacerebbe che riuscissimo a stabilire l'atmosfera familiare di una conversazione fra amiche ed amici. Come avvenne a Bologna, quando ci vedemmo per parlare di Ruggero, e con noi quella volta c'era anche Vezio. Ecco, quando la Titti mi ha chiamato per invitarmi per questa occasione, le ho chiesto una cosa. Le ho chiesto se pensava che a Vezio avrebbe fatto piacere. E la risposta affermativa della Titti mi ha convinto definitivamente. Ecco, poi sempre con la Titti ci siamo un po' chiesti quale poteva essere l'argomento dell'intervento e abbiamo pensato che essendo tutti noi ricercatrici e ricercatori impegnati nel campo della ricerca biomedica, non potevamo eludere il tema dell'emergenza sanitaria nella quale siamo ancora immersi. Una catastrofe che ha colpito l'intero pianeta e inevitabilmente anche il nostro paese. Ho definito quello che sta accadendo una catastrofe e non credo di aver esagerato. Lo stillicidio dei decessi, nonostante la dimensione, o forse proprio per questo, ha finito per abituarci, per desensibilizzarci, come direbbero gli immunologi. Ma se ci fermiamo un attimo a riflettere, la cifra complessiva è davvero terrificante. Oggi questa cifra ha già superato il numero degli abitanti della città dove sono nato, Viareggio. Io penso che la conosciate in tanti. E ecco, è come se l'intera Viareggio e le sue vicinanze fossero state inghiottite dal mare, non esistessero più. I dati Istat ci dicono che in Italia ogni anno muoiono circa 600.000 persone. Vedremo i dati Istat di fine d'anno, ma tutto lascia pensare che ce ne saranno in questo 2020 intorno a 70.000 in più. Un aumento di più del 10% della mortalità complessiva. Se non è questa, allora cos'è una catastrofe? Poi ci sono altre cose preoccupanti che ancora non sappiamo. Per esempio, cosa accadrà nel breve, nel medio e nel lungo periodo alle persone che hanno passato anche settimane in terapia intensiva? Si tratta di un numero assai più grande di quelle che hanno perso la vita, ma di cui si dovrà poi valutare la qualità della vita. Di fronte a tutto questo, penso che dobbiamo farci un po' di domande, proprio nella nostra qualità professionale di ricercatrici e ricercatori di ambito biomedico, di persone che si occupano di scienze della vita, ma che questa volta sono costrette a confrontarsi con i numeri della morte. Penso che siano domande che molti ci siamo fatti, no? E ci stiamo facendo.
come l'abbiamo affrontata l'emergenza? È vero, come si sente dire, che fra tante conseguenze disastrose, almeno questo disastro è servito a dimostrare al grande pubblico l'importanza della scienza e della ricerca. È vero che la tendenza pluridecennale al drastico ridimensionamento del sistema sanitario territoriale sarà messa in discussione. Negli ultimi 10 mesi, sui vari media, abbiamo sentito varie risposte a queste domande e abbiamo sentito, per la verità, tanta retorica, spesso priva di reali argomenti. Allora io vorrei fare con voi una sorta di esperimento. Proviamo a fare tabula rasa di tutto quello che ci è capitato di sentire e proviamo invece noi che lavoriamo nel settore, ad argomentare e a darci qualche risposta a queste domande. Partiamo dalla prima. Come è stata affrontata l'emergenza? E non mi riferisco solo a noi in Italia, ma alla comunità scientifica globale. A mio modo di vedere, se vogliamo essere critici e autocritici, come insegniamo ad esserlo ai nostri studenti, non possiamo essere soddisfatti. Avevamo avuto degli avvisi, pensiamo ad Ebola, pensiamo alla SARS, e abbiamo anche scoperto che a seguito di questi avvisi erano stati predisposti dei piani d'azione antipandemia. Ma i numeri, quei numeri cui ho fatto riferimento poco fa, ci dicono o che quei piani non sono stati efficaci o che quei piani erano sbagliati. E questa è una nostra responsabilità. Certo, non una responsabilità personale di qualcuno di noi, ma della comunità scientifica nel suo complesso, che non ha parlato o che non è stata capace di farsi ascoltare. Eppure, gli strumenti, non dico per prevedere, ma per costruire scenari a partire da un numero finito di assunzioni a diverso grado di probabilità, questi strumenti ci sono. I supercomputer di oggi, ma anche di 10 o 20 anni fa, sono in grado di produrre questi scenari, di aggiornarli in tempo reale con i dati provenienti dal campo e di riprogettarli in pochi secondi in funzione di tali dati, fino ad arrivare a gradi di affidabilità un tempo inimmaginabili. Basta pensare, come esempio, ai modelli utilizzati per le previsioni meteo. Paradossalmente, nella pandemia non abbiamo visto all'opera niente di simile al modello che ci dice se il prossimo fine settimana nevicherà a Bormio. Non voglio pensare che ci fossero modelli simili per la pandemia e non siano stati utilizzati, o peggio, che siano stati utilizzati e poi ignorati, come purtroppo a volte accade per i risultati dei modelli meteo. Ma non penso che sia accaduto questo. Penso piuttosto che abbiamo sbagliato strada. Penso che negli ultimi 20 anni, negli anni che hanno coinciso con il tumultuoso progresso delle tecnologie informatiche, abbiamo finalizzato le nostre energie e la nostra attenzione ad altro. Certo, non solo per colpa nostra, ma un po' di responsabilità bisognerà pure che ce la prendiamo. Ricordo distintamente, e sono sicuro che li ricordate anche voi, autorevolissimi policy maker sanitari, OMS compresa, affermare che le malattie infettive ormai erano un fenomeno residuale e che investimenti e ricerca si dovevano indirizzare alle malattie non trasmissibili. Così, discipline ed aree di ricerca come la robotica e l'intelligenza artificiale, che tanto ci avrebbero potuto aiutare nel prevenire o almeno nel contenere il disastro e nel mitigarne le conseguenze, si sono dedicate ad altro e nella pandemia hanno brillato per la loro assenza.
Abbiamo costretto il personale sanitario a rischiare la vita e purtroppo spesso a perderla. E abbiamo trasformato luoghi di ricovero e cura, in particolare le case di riposo per gli anziani, in luoghi di infezione. Nel momento in cui stiamo programmando missioni umane su Marte, ci siamo ritrovati indietro di secoli. Quella che ora vi faccio vedere, se ci riesco, è la mia unica slide. È un'immagine di oltre 150 anni fa. Eccolo. Finestra dell'applicazione. Dovrebbe arrivare. La vedete? La devi mettere, se la vedi tu, la vediamo anche noi, ma La vedi, Titti? La vedete? no, per ora no. no. Cosa vedete, scusate? Niente. No. Niente. Sul tuo, la devi mettere sul tuo desktop aperta, che così la vedi nella tua finestra di dialogo. Posso Sì, provare io io? la vedo. Cioè, se qualche Falla funzione, quindi vedi. vedere te, Titti, vai. La vedete? Forse sì, ora sì, una cartina vediamo. Una cartina, sì. Si vede. Una mappa. Una mappa, sì, per esattezza, più che una cartina. Esatto, mappa del Colea. Ecco, Peppino l'ha riconosciuta. Bravo Peppino. Questa è un'immagine di oltre 150 anni fa. È la famosa mappa, come ricordava Peppino, diciamo, la mappa sulla base della quale Jon Snow identificò l'origine dell'epidemia di colera che colpì Londra nell'estate del 1854. Si tratta di un capitolo brillantissimo della storia dell'epidemiologia. Ideale, direi, per spiegare ai nostri studenti i fondamenti di questa scienza. Ma si trattava appunto del 1854. Vi pare possibile che oggi, per mappare i casi di Covid-19 e i relativi contatti, utilizziamo esattamente gli stessi strumenti di Jon Snow, cioè mandiamo in giro gli incaricati dell'azienda sanitaria casa per casa e poi ci meravigliamo se il tracciamento non ha funzionato. Ecco, ritornando adesso alla nostra domanda su come abbiamo affrontato l'emergenza, non credo che si possa dire che l'abbiamo affrontata bene. Titti, puoi levare la slide, penso. E c'è un altro aspetto che mi ha colpito negativamente. Dopo anni che parliamo di open science e in particolare di accesso aperto ai dati, proprio in questo caso dove l'accesso aperto ai dati e in particolare ai dati epidemiologici avrebbe consentito una risposta più rapida e perciò più efficace, abbiamo assistito a tutt'altro. In parte, e questo è molto grave, per deliberata volontà di certi paesi, in parte però per carenze infrastrutturali. Per esempio, nel caso del nostro paese, sapete bene che la mitica cartella clinica elettronica, di cui si parla anche di questo da decenni, ancora non c'è. E quindi succede ed è successo tutto quello che sapete sui dati, sulla loro trasmissione, ma importante sulla loro utilizzabilità da parte della comunità scientifica. Anche da questo punto di vista, dunque, non l'abbiamo affrontata bene. Certo, il sequenziamento genico del virus è stato rapido, le sequenze più o meno sono state condivise,
e i vaccini sono stati messi a punto con una rapidità che non ha precedenti. Ma molti di questi risultati non sono stati ottenuti all'interno di un sistema pubblico della ricerca che da decenni è in sofferenza, nel nostro paese più che altrove. Ecco la seconda domanda. Siamo convinti che ora tutto cambierà, che come ci viene raccontato nei talk show, l'opinione pubblica si è finalmente resa conto dell'importanza della ricerca e dei ricercatori e che quindi arriveranno gli investimenti che mancano ormai da decenni? Non lo so, ma vorrei riflettere con voi sulla situazione di partenza, fare rapidamente il punto con voi su dove siamo oggi in Italia. Intanto oggi in Italia siamo pochi, siamo circa 220.000 ricercatrici e ricercatori, cioè la metà di quelli che ha la Francia e un terzo di quelli della Germania. Questi sono i numeri assoluti. In termini relativi, in Italia ricercatori e ricercatrici sono più di 6 per 1.000 occupati. La media dell'Unione Europea è 9 per 1.000 occupati. Francia e Germania sono intorno a 10. Quindi, anche in termini relativi, sono quasi il doppio di noi. È vero che quest'anno c'è stato un primo segnale positivo, un piano che prevede l'assunzione di quasi 5.000 nuovi ricercatori. Un buon segnale. Ma anche se questo piano venisse confermato di anno in anno, a colpi di 5.000 ricercatori in più ogni anno, ci vorrebbero 40 anni per raggiungere i numeri della Francia. Un po' troppi, direi. Quindi siamo pochi, e per di più con poche risorse. L'Italia spende circa l'1,4% del PIL in ricerca e innovazione. I paesi dell'Unione Europea, Italia compresa, si erano impegnati nel 2000 a raggiungere nel 2020 il 3%. È vero che il risultato è stato raggiunto solo da Germania, Austria, Svezia e Danimarca, ma comunque la media dell'Unione Europea è al 2%. La Francia, tanto per parlare sempre dei nostri vicini, è al 2,2%. E noi, come dicevo, siamo fermi all'1,4%. In termini reali siamo all'80% di quello che spendevamo nel 2007. Siamo andati indietro. La Germania, per fare un altro esempio, è oggi al 150% di quello che spendeva nel 2007. Il prodotto di questi due fattori, pochi posti e poche risorse, è da un lato che siamo un caso unico tra i paesi dell'OCSE, la produttività del lavoro, cioè il valore aggiunto dei nostri prodotti, è ferma ai livelli del 2000, cioè di 20 anni fa. E dall'altro lato, quello che accade è che stiamo perdendo le migliori ricercatrici e i migliori ricercatori che formiamo nel nostro paese. Si tratta di una tendenza che procede da anni e che non mostra segni di inversione, anzi. Pensate che negli Starting Grants 2020 dell'European Research Council, su 53 vincitori e vincitrici di nazionalità italiana, siamo la seconda nazionalità per numero di vincitori, però di questi 53, meno di 20 operano in istituzioni italiane. Gli altri, quindi la larga maggioranza, sono all'estero. È evidente che questo fenomeno sta producendo un progressivo impoverimento di talenti per il paese, con il rischio di imboccare un pericoloso declino. Tra l'altro, e questo ci interessa direttamente, ho visto, con grande preoccupazione e dispiacere, che tra i 20 progetti finanziati nel nostro paese, ce n'è uno solo nell'ambito delle scienze della vita, uno su 20. E non è un caso, perché le scienze della vita sono probabilmente il settore nel quale si è meno investito negli ultimi 20 anni. Per
pensiamo allora che questa situazione in seguito alla pandemia cambierà radicalmente? Non lo so. Qualche segnale c'è. Oltre al piano straordinario per i ricercatori, è uscito da pochi giorni il bando PRIN, che ha una dotazione finanziaria accettabile e soprattutto è arrivato con l'impegno a ripetere, con risorse crescenti, il bando PRIN nel 2021 e nel 2022. Speriamo che questi siano davvero i primi segnali di un deciso cambiamento di rotta. Ma un altro ambito dove è necessario un deciso cambiamento di rotta, e forse non solo nel nostro paese, è l'attenzione e l'investimento nella medicina di base sul territorio. Il progresso tecnologico che ha coinvolto anche la medicina ha imposto la realizzazione di poli di alta specializzazione, un processo inevitabile. Ma questi poli avrebbero dovuto rimanere collegati ai territori, per assicurare veramente a tutti i cittadini, ovunque risiedano, la qualità delle prestazioni. Sappiamo bene che ciò non è avvenuto. A fronte di centri di eccellenza che non hanno nulla da invidiare a quelli degli altri paesi avanzati, la medicina di base ha progressivamente perso qualità ed efficienza. Con la chiusura di tanti presidi ospedalieri periferici, forse troppo frettolosamente definiti inutili e non sostenibili. Occorre recuperare in fretta il rapporto fra centri di eccellenza e medicina di base, in modo da portare al letto del paziente, ovunque esso sia, eventualmente anche a casa, il meglio che la medicina può offrire in termini di prevenzione e di cura. Le tecnologie oggi lo permettono. I device non invasivi, capaci di monitorare decine di parametri e di trasmetterli in tempo reale ovunque nel mondo, sono già disponibili. Ma è evidente che c'è anche un tema di preparazione degli operatori sanitari, con particolare attenzione alle nuove generazioni, ma senza trascurare coloro che già lavorano nei territori. Grazie alle nuove tecnologie non è più fantascienza immaginare che il medico di un paesino sperduto sull'Appennino possa interrogare ed avere risposte dal team super qualificato che opera in un ospedale o in un policlinico universitario a centinaia di chilometri di distanza, magari anche in un altro paese. Ma la qualità e la pertinenza della risposta dipendono anche dalla qualità e dalla pertinenza della domanda. Ed ecco che arriviamo al tema della formazione. Penso che sia capitato a molte e molti di voi di sobbalzare inorriditi di fronte ai fiumi di sciocchezze che in questi mesi ci è toccato sentire. E non solo da parte di giornalisti, ma anche da parte di professionisti di ambito sanitario. Sono stati ignorati o distorti concetti che per noi sono di base, sono cioè alla base del nostro lavoro quotidiano. Il parassitologo, infatti, è, vorrei dire per definizione, anche epidemiologo. Per noi la triade uomo-animali-ambiente rappresenta da sempre un'entità unica, dalla quale non si può isolare un pezzo, pena non capire più niente di quello che è successo, di quello che sta succedendo e di quello che succederà. Proprio questo temo sia accaduto nel caso del SARS-CoV-2 e della pandemia di Covid-19. In queste circostanze, se ne avessimo avuto bisogno, abbiamo avuto un'ulteriore conferma di quanto sia stato sbagliato emarginare, ridurre fino ad annullare lo spazio della parassitologia nell'insegnamento ai medici e ai biologi. Un po' meno ai veterinari, è vero. Ma se non stiamo attenti, la mannaia arriverà anche lì. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, lo siamo sempre stati. Continuiamo a insegnare la parassitologia e i suoi metodi, senza mettere in soffitta i microscopi, senza trascurare le esperienze di campo, le visite in azienda, l'interlocuzione diretta con i nostri stakeholder, come i veterinari sul territorio o gli allevatori.
ma siamo pronti anche ad aprirci alle risorse delle nuove tecnologie, alla gestione e allo scambio di dati, all'applicazione del supercalcolo e dell'intelligenza artificiale ai modelli di trasmissione e alle indagini epidemiologiche. La sfida oggi è per noi quella di continuare ad avere l'intuito di Jon Snow, ma chiederci come avrebbe affrontato oggi il problema Jon Snow per risolvere in pochi minuti quello che allora, nel 1854, richiese dei giorni. Abbiamo la fortuna di aver scelto per la nostra professione di ricercatrici e ricercatori un ambito di ricerca entusiasmante, che ogni giorno ci propone una sfida nuova e diversa. Siamo pronti ad usare il nostro entusiasmo e la nostra conoscenza per costruire, anche attraverso gli studenti che stiamo formando, una società più preparata, più resiliente e più sicura per tutti. Grazie. Grazie Fulvio per aver toccato dei punti che ci vedono molto sensibilizzati, dalla didattica alla ricerca e dal ricordarci della filosofia One Earth, che in è stata veramente negletta. Non so se Titti prevede qualche intervento. Se qualcuno volesse, perché no, poi abbiamo anche, credo, una decina di minuti, se volete, così per... Posso. Se prego, posso. Professor Cringoli. Beh, intanto buongiorno, e questa relazione brillantissima, questa... che ha tenuto il nostro magnifico rettore Fulvio, è praticamente una foto, diciamo, assolutamente dal mio punto di vista essenziale di questa situazione. È chiaro, lui ha focalizzato bene, perché se l'OMS e altre, diciamo, organizzazioni sanitarie internazionali che, diciamo, si assumono il ruolo di coordinare fenomeni sanitari planetari ritengono che le malattie infettive siano un fenomeno residuale, questo a cascata ha comportato ciò che poi lui ha riferito alla parassitologia nella medicina, ma il fenomeno vero è che negli ultimi anni, a livello italiano e a livello europeo, le malattie infettive a medicina hanno, ancorché hanno un contenuto di crediti sufficiente, ma viene poco insegnata, a che il medico formato oggi, almeno nella sanità italiana, ma questo anche in Europa, è più orientato verso una patologia o malattia dell'individuo che verso una malattia della società. Per questo l'affronto e l'impegno dei medici in questa pandemia è stato del tutto, diciamo, disorganizzato, perché quando ha un professionista di sanità come il medico non ha nel proprio bagaglio culturale l'approccio al problema di una malattia di gruppo, ha ricaduta, questo è ricaduto in tutta la gestione sanitaria. Quindi il problema è qui, e io ti ringrazio molto Fulvio, perché la comunità scientifica, pur parlando, forse la domanda pure dobbiamo farci, la comunità scientifica è stata capace di farsi ascoltare? Noi all'interno del gruppo della parassitologia, spesso noi questo discorso ce lo facciamo, quanto noi riusciamo a trasferire alla società le competenze non solo nel campo della parassitologia, ma anche quello di affrontare il discorso sanitario a livello diciamo, territoriale, perché è anche vero quindi che ha cascato poi, diciamo, questa disattenzione, io direi presunzione dei paesi occidentali, che hanno, voglio dire, grazie all'igiene che è conseguita negli ultimi anni abbiamo, diciamo, ridotto la presenza di alcune malattie infettive, ha dato quell'atteggiamento di non relegare le malattie infettive con noi paesi in via di sviluppo come le parassitosi. Quindi mi piacerebbe sognare che gli strumenti noi li abbiamo, le conoscenze noi le abbiamo, e quindi questa nostra società che, diciamo, nella propria genetica tiene professionisti della sanità che vengono dalla biologia, dalla medicina veterinaria, possano, come dire, fare proprie queste tue riflessioni veramente brillantissime,
di cui io ho preso appunti naturalmente, possono essere poi trasferite alla sanità umana, perché la One Health noi l'abbiamo nella quotidianità e quindi questo dovrebbe essere anche uno dei, diciamo, dei compiti, dei messaggi della società attraverso questo consiglio direttivo o anche eventualmente attraverso la formazione di gruppi di lavoro, di far emergere questa nostra disponibilità, questa nostra competenza, con l'obiettivo di portare, ecco, nella medicina allo studio, all'allargamento della didattica verso le malattie infettive e parassitarie che oggi effettivamente sono state un po', diciamo, ma anche negli ospedali. Negli ospedali italiani i reparti malattie infettive è quasi una vergogna, ce ne sono pochi, pochissimi, a cui sono state dedicate poche risorse e poche attenzioni. Quindi è vero che i ricercatori sono pochi, ma l'altra domanda è cosa ricercano questi ricercatori nei paesi occidentali? Mi taccio. Bene, se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Ciao. Chi è? Sono Ezio. Ah, prego, Ezio. Buongiorno a tutti. Volevo chiedere... Fatti vedere. Non ci riesco, si è bloccata la telecamera su Webex, perché prima ero su Webex e me l'ha bloccata là. Volevo chiedere a Fulvio cosa ne pensa sul fatto che sia un approccio che, come diceva anche Peppino, si è concentrato negli ultimi tempi sul singolo e non sul gruppo, e quindi la medicina e la parassitologia ne risentono perché comunque è un fenomeno culturale generale. Quindi forse questa epidemia è stata anche l'occasione per riflettere sul fatto che nel mondo naturale, nel mondo in cui noi comunque viviamo, anche se a volte ce ne dimentichiamo, il singolo ha poco valore e il gruppo che ha importanza. E forse questa epidemia potrebbe anche essere di nuovo un momento per far riflettere le persone sul fatto che nessun uomo è un'isola e quindi uno può anche vivere in una specie di paradiso terrestre artificiale blindato, ma se poi ti crolla tutto il sistema attorno, anche il tuo paradiso artificiale finisce poi per morire di inedia. Fulvio? Fulvio c'è? Sì, ci sono. Insomma, diciamo, Peppino ha risposto alla domanda di Ezio prima di sentire la domanda. Purtroppo è questo, è ma è grave questa cosa, e forse il disastro avviene proprio nelle facoltà di medicina, in cui, diciamo, non solo noi, ma penso anche i colleghi igienisti, quelli che insegnavano medicina di comunità, sono ormai emarginati e si privilegia questo rapporto biunivoco medico-paziente, dimenticando completamente che ogni persona vive in un ambiente, vive a contatto con altri individui. E sembra che, insomma, l'abbiano scoperto ora che c'è questo problema dei contatti, della trasmissione, e io non riesco ad essere ottimista sul fatto che si riuscirà e che di per sé sarà questa pandemia a far modificare atteggiamento, a far modificare una concezione della salute, diciamo, di carattere individuale. Si tratta di un habitus mentale che è andato perduto e che sarà difficile ricostruire. Certo, ci dobbiamo provare, questo è scontato, e questa cosa io lo so, insomma, Peppino ha sempre insistito su questa necessità di far sentire la nostra voce, e non dobbiamo demordere, ecco, però da qui ad essere ottimisti sul risultato un pochino ne passa, però questo non significa arrendersi, alzare le mani, no,
ci dobbiamo assolutamente provare, cercando anche alleati in quei settori della medicina emarginati come il nostro, che ragionano in questi termini. Titti, a proposito di mani alzate, penso che tu le veda meglio di me se qualcuno vuole intervenire. Paola Scaramozzino chiede la parola, prego. Sì, grazie. Riuscite a capirmi anche con la mascherina o la devo togliere? No, no, si sente. Paola. Ok. Allora, Allora, buongiorno a tutti. Paola è uno dei dirigenti dell'Istituto Profilattico del Lazio e volevo solo introdurla. Insomma, una nostra cara amica anche molto legata a Bezio. Veramente sono state interessanti, va bene, meno che. Grazie a tutti, grazie. Volevo collegarmi alla discussione dicendo che per quanto riguarda l'epidemiologia, direi che ce n'è stata molta, moltissima, forse troppa in questo periodo sul Covid. Hanno parlato tutti, fisici, ingegneri, statistici, matematici, e forse questo ha anche, voglio dire, confuso un po' le cose, no? Cioè si è perso un po' di vista anche l'approccio umanistico alla malattia e al problema sociale. L'epidemiologia non è far vedere una serie di grafici, una serie di andamenti o far girare dei modelli, bisogna anche capire ciò che di biologico c'è dietro quei numeri, se no diventa un mero esercizio intellettuale senza una sua possibile interpretazione pratica. E invece per quanto riguarda la One Health, devo dire per quanto riguarda la mia esperienza personale, in ambito SOIPA questa si è sempre praticata prima ancora della sua definizione, della sua, come dire, della sua pubblicizzazione anche. Però invece devo dire che nel resto del mondo, al di fuori dell'ambiente parassitologico, ancora stenta molto ad imporsi. Non so se avete seguito anche la recente polemica sulla laurea della dottoressa Capua in veterinaria, che quindi in quanto tale non avrebbe avuto titolo per parlare di vaccini. Questo secondo me dimostra anche la incompetenza di alcuni nostri colleghi medici su quello che è il curriculum di studi di un veterinario rispetto a un medico. E secondo me anche il ruolo che spesso hanno dei colleghi veterinari in tutti i dipartimenti di prevenzione in questa fase di raccogliere le informazioni al telefono, di effettuare il tracciamento, come qualsiasi tecnico della prevenzione, voglio dire, secondo me non si ha la reale maturità, non si è raggiunti dal punto di vista proprio comportamentale e anche intellettuale la capacità di lavorare insieme e di pensare che siamo tutti in ambito sanitario. E anche, voglio dire, la competenza acquisita dai veterinari in ambito di malattie infettive, di malattie parassitarie, di profilassi delle malattie infettive, delle malattie trasmissibili in genere. Credo che questa sia una cosa che sia stata un pochino ignorata, trascurata e forse si sarebbe potuto fare qualcosa di più in questo senso, piuttosto che far girare l'ennesimo modello o l'ennesima elaborazione statistica. Ecco, questo è un mio piccolo contributo alla discussione. Grazie. Sì, Fabrizio, grazie Paola. Fabrizio, avevi chiesto di intervenire anche tu Volevo dire che qualcuno si dimentica che l'uomo fa parte del regno animale, no? Perché c'è stata la frase io non mi occupo di animali. Ma a parte questo, credo che Giovanni Toglani possa confermarlo, il professor Adriano Mantovani è stato l'antesignano della One Health. Quindi in SOIPA si parlava di One Health ben prima che poi diventasse un concetto largamente diffuso. Confermi, Giovanni? Assolutamente sì. Adesso vorrei però, se Fabrizio tu hai finito, vorrei aggiungere qualche cosa a quello che ha detto la Paola Scaramozzino.
non so se i colleghi si vergognano a dirlo, ma comunque la veterinaria italiana si sta tombando, cioè si sta rinchiudendo all'interno di un guscio in cui la sanità pubblica veterinaria non esiste più e non viene minimamente considerata. Chi fra i veterinari riceve quella splendida porcheria che si chiama 30 giorni, che ha un'eredità del nuovo progresso veterinario, del progresso veterinario, in cui si poteva effettivamente pubblicare qualcosa, ha veramente la misura di quanto ci stiamo chiudendo all'interno di un mondo che la sanità pubblica non la considera nemmeno. E la stessa cosa, e ringrazio Fulvio, che vedo finalmente posizionato nella sua casetta di legno, per aver ricordato che anche se all'interno del corso di laurea in medicina veterinaria la parassitologia, le malattie parassitarie sono ancora, diciamo, ben piazzate dal punto di vista di crediti all'interno dei singoli dipartimenti, piano piano gli stanno erodendo la possibilità di lavorare, gli stanno erodendo la possibilità di uscire, chiudendosi nella Turris Eburnea, e gli stanno limitando l'attività alla clinica dei piccoli animali. Purtroppo la situazione è questa, e grazie a Paola che ha voluto introdurre questo argomento, per me, che sono allievo di Adriano Mantovani, veramente doloroso. Grazie, grazie Giovanni. Io avevo chiesto la parola solo per una brevissima considerazione. Guardate, quello che diceva Fulvio, ovviamente molto molto interessante, emerge questo aspetto, secondo me, schizofrenico della gestione, quando per esempio assistiamo alla decisione di aumentare oggi il numero di posti per gli specializzandi di malattie infettive. Cioè, improvvisamente ci accorgiamo che, appunto, dimentichiamo la programmazione, appunto, programmata, continua, per, come dire, consentire un controllo, diciamo, costante di qualunque emergenza venga fuori, improvvisamente aumentiamo il numero degli specializzandi perché, appunto, non si sa mai. Oggi, a Taranto costruiscono, danno vita ad una nuova facoltà di medicina, ragazzi, che sì, perché? Perché il Covid chiama, impone o comunque chiama all'appello medici. Cioè, io trovo davvero schizofrenica questa gestione, e che, diciamo, parla anche della incapacità del nostro governo di gestire queste situazioni, che invece vanno programmate davvero con intelligenza e con continuità. Basta, mi taccio. Ma io devo dire, Giovanni, vuoi intervenire? Sì, giusto associarmi a quello che ha detto Giovanni. E probabilmente prima di accusare altri siamo noi a dover fare autocritica, perché anche la medicina veterinaria ha preso una deriva che a noi era sconosciuta, o sbaglio, Giovanni? Questa è medicina unica che, prima di essere definita, noi applicavamo già, almeno noi parassitologi di vecchio stampo. E obiettivamente anche il mondo veterinario è cambiato. Fondamentalmente è fatto, tutti i ragazzi si iscrivono per curare piccoli animali, animali d'affezione, magari animali esotici, perdendo a volte di vista proprio il concetto di One Health, che secondo me deve essere ancora rafforzato, e non solo in parassitologia, nelle malattie infettive, in una serie di materie che probabilmente che noi abbiamo abbandonato, curandoci più dei trend che richiede la società, come si chiama, sugli animali d'affezione, e lasciando perdere appunto non solo gli animali domestici, ma forse anche in diverse dipartimenti e ex facoltà anche gli animali selvatici, che è considerato quanto ormai sia elevata l'interazione fra selvatico, domestico e uomo, probabilmente meriterebbero una maggiore attenzione anche da parte nostra.
anche qui io chiudo subito, cioè, altrimenti parliamo, ci parliamo fra di noi, però è una riflessione probabilmente che le nostre ex facoltà e dipartimenti, i corsi di aula devono fare, si deve ragionare. Probabilmente noi siamo, e questo lo dico senza come si chiama, forse siamo i più adatti a proporre una nuova svolta dei dipartimenti e dei corsi di laurea, perché a me fa veramente impressione vedere certe situazioni, certi corsi di laurea, e non voglio scendere nei particolari senza offendere nessuno, quando vedo certe situazioni dove anche le cliniche sono fatte esclusivamente da biotecnologi che si occupano solamente di riproduzione, di biotecnologie applicate esclusivamente alla riproduzione. Prego, ho chiuso anche io. Bene, credo Titti che possiamo chiudere questa parte, ringraziando ancora il professor Esposito per l'interessantissimo contributo, come sempre. E passerei ora alla parte più emozionalmente coinvolgente, vale a dire gli interventi programmati in ricordo del professor Puccini. Darei la parola alla professoressa Gian Gaspero. Sì, grazie Fabrizio. Ecco, mi accingo ad aprire un breve PowerPoint per così aiutarci in questo ricordo. Fabrizio ha delineato un po' il curriculum vitae del professor Puccini, io farò un breve excursus personale sulla figura e anche appunto quello che un po' ha rappresentato anche per me. Spero che vediate il mio PowerPoint. È vero? Sì, lo vediamo. Si vede, ecco. Si vede. Grazie. Il presidente conferma. Benissimo, grazie. Volevo appunto che funzionasse tutto e sono contenta e anche, come al solito, anche un po' emozionata. Ecco, guardate, quando nel 1985, che sembra il giurassico, io giovane laureata a Bologna decisi di tornare in Puglia con il desiderio di occuparmi di parassitologia, pensai che l'avrei fatto solo se avessi avuto la possibilità di lavorare con il professor Puccini all'Università di Bari. E fui presentata proprio da un collega bolognese. Lui, Puccini, mi ricevette con curiosità e entusiasmo, doti che poi verificai essergli congeniali, avendo da me appreso che ero disposta a seguirlo come volontaria, senza alcun impegno da parte sua. Era appena andato in cattedra, ricordavo che diceva così allora, e cercava giusto appunto volontari appassionati per sviluppare i suoi progetti. Chiedo solo di spegnere i microfoni per evitare, scusatemi, delle ridondanze. Da allora, con il professor Puccini, ho condiviso numerosi impegni di lavoro, progetti di ricerca, seguire tesisti oppure dottorandi, ecco, vedete qua Paola Scaramozzino che ha appunto lavorato tanto con noi, ma anche fatiche congressuali, carichi didattici a Bari, ma anche a Teramo, dei quali si fece immenso carico per aprire varchi. Dal punto di vista scientifico aveva una preparazione ampia, anche come ha ricordato Fabrizio. All'Istituto Zooprofilattico, questa è proprio una foto sua, si era occupato di varie malattie, come ha detto Fabrizio. Con il passaggio però all'università furono numerose patologie parassitarie, interesse animale e umano a coinvolgerlo, e tra questi le echinococcosi datidosi. Lo ricordo perché fu uno dei miei primi compiti che mi affidò, testare l'efficacia di un kit per la diagnosi di datidosi nelle pecore. Un lavoro veramente interessante, mi entusiasmò e fui entusiasta quando lui decise di pubblicarlo, quindi con il mio aiuto, su Selezione Veterinaria. Certamente erano altri tempi. Con la telaziosi e l'ipodermosi dei bovini aprì un fortunato filone di ricerca che, come sappiamo, è rimasto caro ai suoi allievi.
ma soprattutto un tema nuovo, la miasi sottocutanea delle capre. Qui lo vediamo intento nelle uscite. Ricordo le levatacce per raggiungere gli allevamenti del subappennino in Basilicata, anche intercettando i veterinari del posto e gli allevatori, con i quali aveva stabilito rapporti di collaborazione, soprattutto di amicizia incondizionata, lasciando sempre un ottimo ricordo, perché era fortunatamente del tutto privo di quel presunto senso di superiorità che spesso caratterizza gli accademici. Ci siamo sempre confrontati scientificamente e con il tempo, come sempre accade nelle relazioni intense, anche umanamente. Non senza opinioni differenti, talvolta vivaci, animate discussioni su alcune questioni politiche o su un evento o su un libro che giudicavamo in maniera diversa. Lui mai sopra le righe, pacato e convincente nelle sue analisi. Ma ciò che rendeva unico il professor Puccini, appunto, era il suo tratto umano, caratterizzato da straordinarie capacità relazionali, una profonda e non comune generosità e la sua grande saggezza. Non perdevo occasioni per chiedergli consigli e lui me li dispensava con un atteggiamento mai moralista, paritario, semplicemente con la capacità di visione di chi aveva più esperienza del mondo. Andare oltre l'apparenza era la sua visione, e questo è stato uno dei principali insegnamenti di vita da lui ricevuti. Ogni persona, persino un oggetto, un paesaggio, nasconde qualità inaspettate se soltanto si è disposti a scrutarle, a scoprirle, a riconoscerle. Anche le persone più umili o l'ultimo studente pluribocciato, anche lì, mai sopra le righe, analizzando le situazioni con invidiabile pacatezza e un caleidoscopico senso di umanità, comprensione profonda e non comune generosità. Penso che sia stato tutto questo alla base della sua esperienza in Somalia, della quale mi raccontava con entusiasmo le attività con i suoi allievi e con mestizia della povertà di quei luoghi, ma della ricchezza interiore delle persone che aveva conosciuto. Alcuni dei suoi più importanti traguardi, presidente della SIPAO, che sono felice che qui ci sia Peppe Moniello, attuale presidente, vabbè, Giovanni Garippa lo era stato ancora prima, che siano presenti per un saluto personale. E per ben 8 anni vicepresidente dell'European Working Group on Hypodermosis, che era un progetto COSTE, in cui ci trascinò tutti. Ovviamente, e fu uno dei primi momenti di apertura alla internazionalizzazione, in cui l'Italia ebbe un ruolo importante. Lui, infatti, ospitò a Bari il primo congresso COST. Ecco alcuni momenti di lavoro con i colleghi, nei quali è ritratta anche l'amica Chantal Boulard, vedete questa al centro sorridente, e che lo ricorderà dopo con un breve saluto. Qui non ricordo dove, siamo con Palmina, cioè io e Domenico, non ricordo più dove fossimo. Ci furono anche momenti di svago con alcuni colleghi, siamo qui con alcuni amici spagnoli e le era accanto la compianta moglie, la cara Elisa. Nel 2002, in occasione del suo pensionamento, mi feci promotrice della pubblicazione di un libro in italiano e in inglese, La scia, con tutto quello che significa appunto questo titolo, mi piaceva molto, mettendo insieme alcuni suoi racconti e appunti di viaggio, pubblicati in una rivista foggiana, densi di sensazioni, emozioni, aneddoti. Con la complicità, grazie, ci riuscimmo, grazie a Valeria e Antonella. Lo feci perché quel suo desiderio di pubblicare dei libri su temi estranei anche alle sue ricerche era sempre stato da lui represso per la sua naturale propensione alla modestia e a non apparire. Sarebbe stato, a suo parere, un vacuo elogio della vanità. Ne fu sorpreso e felice. Qui c'è appunto l'occasione del suo pensionamento organizzato da Domenico, da Donato, a noi tutti. E a quel libro ne seguirono presto altri, Le barche quali, Il sentiero delle pecore e altri ancora, raccontandoci di altre terre, altri volti, altre umanità lontane. E che ho avuto sempre il privilegio di leggere in anteprima per fornirgli
opinioni, consigli, suggerimenti. Quando nel 2003 si è intravisto il mio trasferimento a Foggia presso la facoltà di agraria, l'allora facoltà di agraria, lui ormai era in pensione ed era stato molto felice perché il filo dell'amicizia, dello scambio, della vicinanza avrebbe potuto proseguire e alimentarsi più comodamente questa volta, incontrandosi per tante chiacchiere insieme, facendosi le passeggiate, parlando del mondo e condividendo momenti importanti, quali la presentazione pubblica di un suo libro, come in questa occasione alla quale parteciparono in tanti. Qui sono con Maria Assunta, c'è anche Antonella, con Maria Assunta Cafiero, molto legata anche lei a Puccini, tanti altri amici seguirono questo evento. Ricordando il suo impegno con la SIPAOC, fui felice di organizzare proprio a Foggia nel 2014 il 21° congresso SIPAOC, nel corso del quale gli venne consegnato dall'amico Carta, Antonello Carta, un premio per il suo impegno. Ma quando gli acciacchi più vistosi erano recentemente comparsi, compreso cadute maledette, dare una mano a Valeria, ad Antonella, a Claretta, era venuto per me naturale. Doveva riprendersi in fretta e lo fece in tempi record perché naturalmente dotato di una forte fibra. Avevamo ancora tante cose da fare, visto che su mia sollecitazione si era finalmente entusiasmato al progetto di aggiornare il suo fortunato manuale Guida alle malattie parassitarie del 92, del quale avremo piacere di parlarne dopo. Ecco, lo abbiamo amato non solo noi suoi collaboratori, ma anche tanti colleghi italiani e stranieri. Professor Puccini, Vezio, quest'anno nel 2020, in questo annus horribilis, avrebbe compiuto 90 anni. Non ne ha avuto il tempo, è venuto a mancare nel suo amato mare di San Menaio e penso che non avrebbe desiderato altro. Oggi, dopo oltre un anno dalla sua scomparsa, il ricordo è ancora vivo. Vi lascio con alcune immagini che lo ritraggono con i suoi tanti amici e tra questi credo che faccia piacere a molti. Ecco, vedete con Efisio Arru. Qui con, vedete, c'è Riccardo, io, Claudia, ma c'è Teresio Balbo, c'è Ruggero, c'è Maria Paola Tampieri e poi tutto il gruppo di Bologna. Qui con Ruggero e Mario in una storica immagine bellissima. Ancora qui con Ruggero, suo carissimo amico, e come tanti altri, qui deve essere a Castel del Monte, secondo me. Poi qui con Giovanni Pogliaien. E non so dove fossero onestamente. E questo è un indimenticabile gruppetto in cui vedete c'è Efisio Arru, c'è Ruggero, c'è Claudio Genchi, c'è Giorgio Battelli. Penso che sia diciamo un ricordo importante per la parassitologia. Infine vi lascio con questa foto in cui appare un po' sornione, con la quale sembra salutarci tutti. Me l'ha passata qualche giorno fa Antonio Varcasia, una foto scattata proprio da lui, credo. A significare che il suo segno è stato tracciato anche nell'anima dei più giovani, per questo che ve la mostro. E penso che lui non avrebbe desiderato di meglio. Un abbraccio al professor Puccini. Grazie Vezio per quello che hai dato e soprattutto grazie a quello che hai dato a me, la tua più vecchia allieva. Grazie a tutti voi. Anche per averti fatto vedere una carrellata di quei maestri di cui parlavo all'inizio. E do la parola ora al professor Traversa, che ricorderà anche lui la figura del professor Puccini. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ovviamente per me è difficile adesso parlare, sia dopo le bellissime parole di Titti, sia perché insomma, gli occhi lucidi, sono un po' emozionato, non è da me in realtà. Perché insomma, chi mi conosce sa che non sono una persona in grado di esprimere emozioni o di usare le parole in maniera appropriata, soprattutto in questi contesti. Io voglio
Guardi, solamente pochissimi minuti perché il professor Puccini per me ha rappresentato la mia sliding door, perché la mia vita è letteralmente cambiata grazie ad una porta che si è aperta, nel vero senso della parola, in senso fisico, non in senso figurato, ed è stata la porta dell'ufficio del professor Puccini. Perché? La mia vita professionale e accademica è andata così. Io ero uno studente del terzo anno presso la facoltà di medicina veterinaria di Bari e mi aveva sempre affascinato il mondo dei virus. Io volevo occuparmi di virologia o comunque di malattie infettive perché mi avevano, insomma, durante i primi anni del corso di laurea mi avevano affascinato particolarmente. Quindi, studente del terzo anno, forse prematuramente, andai a chiedere la tesi già, perché comunque ero in pari con gli esami, ai colleghi del VET05 di allora. All'epoca era V32A, credo, non VET05. E quindi andai a chiedere di iniziare un lavoro di tesi. Un lavoro di tesi che mi fu rifiutato, perché era troppo presto, e fisicamente accadde questo. Io uscii dall'ufficio del docente di malattie infettive, e il suo vicino di ufficio era il professor Puccini, quindi fisicamente uscì, aprì la porta del professor Puccini, dell'ufficio del professor Puccini, dello studio del professor Puccini, mi chiamò e mi disse: vieni a fare la tesi con noi. Quindi quella porta che si è aperta, anche se non è stata proprio scorrella, una sliding door, mi ha letteralmente cambiato la vita, perché lì per lì io accettai subito, senza neanche pensarci, non come un rimpiazzo, non come un ripiego, perché fu una decisione istintiva. E da là è iniziato tutto per me alla fine dei conti, perché poi c'è stato Titti che mi ha dato fiducia, ricordo benissimo in che contesto, senza conoscermi, ero uno studente, ero arrivato al quinto anno mentre stavo appunto lavorando alle tesi di laurea, mi fece fare una lezione agli studenti, ai miei colleghi del quinto anno, ricordo una lezioncina di entomologia. E niente, quindi tutto è iniziato così, con questa porta che si è aperta. In realtà però il professor Puccini, io voglio ricordarlo con degli aneddoti brevissimi, non voglio annoiarvi. Il professor Puccini era la persona, era un professore con la P maiuscola e un uomo con la U maiuscola in grassetto. E come diceva Titti, il professor Puccini era qualcuno, un docente che non aveva quel presunto senso di superiorità che i docenti universitari spesso erroneamente hanno. Io ho ricevuto due volte un rimbrotto, un rimprovero dal professor Puccini. La prima volta perché ero dottorando a Bari, era il mio primo anno, all'epoca i dottorandi e il dottorato erano consorziati, quindi il mio dottorato di ricerca nel 2001-2002 era tra Bari e Teramo, perché Titti era già a Teramo, e ero dottorando il primo anno a Bari, ero andato a prendere il professor Puccini in macchina alla stazione di Bari, perché lui faceva il pendolare tra Foggia e Bari, ci eravamo fermati al bar a prendere il caffè e lui aveva dimenticato la borsa in fondo al bar. Siamo arrivati all'uscita, io me ne sono reso conto, sono tornato indietro, gli ho preso la borsa e l'ho tenuta per me, ma ovviamente non per avere un'opera di servilismo assolutamente, ma perché avevo preso la borsa e la tenevo io. Il professor Puccini si è letteralmente, perdonatemi il termine un po' aulico, incazzato, perché non gli avevo restituito la borsa, e ricorderò per sempre le sue parole. Lui mi disse: tu sei un dottorando, non sei un portaborsa. E questo è sono poche parole del professor Puccini che fanno capire, secondo me, chi era veramente e chi dovremmo, parlo di me, delle mie generazioni, che siamo ancora all'inizio della nostra carriera universitaria, prendere davvero come esempio in termini di signorilità, di modestia e di understatement. Perché siamo persone in primis e non siamo rappresentati, come diceva il nostro presidente, dall'H-index, ma siamo rappresentati dalle nostre parole e dai nostri gesti. E quelle del professor Puccini erano indelebili, davvero, perché erano pregne di signorilità e appunto saggezza.
Se io devo pensare a un saggio, a una persona saggia, penso a lui, davvero, in tutti i campi della vita, non parlo della scienza dell'università, io penso a professor Puccini. La seconda volta in cui mi ha rimproverato è stato il giorno del funerale della signora Elisa, perché ero andato al funerale. Cioè lui mi ha rimproverato il fatto che mi fossi messo in macchina di corsa, perché l'avevo saputo il giorno stesso che c'era il funerale, da Teramo, Teramo Foggia sono 2 ore di macchina, neanche tante, e ero andato al funerale, che per me era non era un dovere, era naturale andare a omaggiare, a rendere omaggio al professor Puccini e anche alla signora Elisa, appunto, che conosceva il professor Puccini. Alla fine delle 6 che mi rimproverò perché avevo affrontato il viaggio in macchina perché non era necessario, e la mia risposta fu molto, molto banale, ma fu prof, per lei questo è altro, ma mi sembra veramente il minimo. E io chiudo, credo, con una cosa divertente, spero che mi strappi un sorriso, sempre per farvi capire, soprattutto a chi non l'ha conosciuto bene o non l'ha conosciuto proprio, il professor Puccini. Titti vi ha parlato del libro, negli ultimi giorni, le ultime settimane, gli ultimi mesi, prima, insomma, della perdita del professor Puccini, l'abbiamo visto spesso, Titti un po' di più di me ovviamente, per ovvi motivi geografici, e abbiamo lavorato intensamente al libro. L'ultima volta che ho visto il prof, pochi giorni, pochissimi giorni, 2 o 3 giorni credo, prima che ci lasciasse, eravamo stati a casa sua, io e Titti, e avevamo lavorato al libro, un'intera giornata molto intensa, e a pranzo avevamo mangiato qualcosa preso da scuola. Al momento di apparecchiare, il professor Puccini mi guarda e mi dice: Donato, scusami, ma io non ho acqua in frigo, ho solo champagne in frigo. Quindi siamo costretti a passeggiare con lo champagne. E io conservo gelosamente nel mio studio qui a casa la bottiglia di champagne che abbiamo bevuto durante il nostro ultimo pasto con il proprio Puccini. Quindi ed è uno dei miei più bei ricordi, per me rappresenterà la persona davvero che mi ha cambiato la vita, grazie anche alla fiducia, appunto, che mi ha dato Titti e ad altre persone che comunque ho incontrato nel mio percorso di vita e accademico. Ma lui mi ha cambiato la vita perché mi ha, tra virgolette, mandato a Teramo. Non posso nascondere che all'inizio qualche maledizione l'ho mandata, però adesso a 46 anni, guardandomi indietro, non ricambierei nulla di questa scelta, e sono stato onorato e fortunato ad essere stato scelto dal professor Puccini, ad aver avuto quella porta che si è aperta e ad aver creduto in quello che lui mi ha proposto. Bravo! Grazie per averti fatto sorridere in questa giornata che fa venire un po' di lucciconi. Bene, do la parola ora al professor Domenico Otranto. Domenico, ci sei? Ci sono. Bene. E spero che il video, non so se è presente. Sì, si vede, c'è il video? No, ecco, ora sì, ti vediamo. Sì, ah, perfetto, perfetto, benissimo. Io non vedo, però va benissimo così. Cioè, non riesco a vedere il video. Bene. Non ci vediamo più, vabbè. Allora, io sarò anch'io molto breve. Premetto che il collega Riccardo Lia mi ha chiesto di leggere una mezza pagina alla fine del mio intervento, quindi non faremo più di 10 minuti perché ovviamente non dobbiamo occupare tempo, e per dire appunto primis a tutti i colleghi, ad Antonella, Valeria, per portare un ricordo anche da parte nostra della lezione accademica che il professore Puccini ci ha lasciato. Ha lasciato l'Università degli Studi di Bari, ha lasciato a tutto il gruppo che è rimasto qui a Bari, che è cambiato, che è cresciuto moltissimo. E con il professore noi abbiamo condiviso dal 94 al 2002, cioè gli 8 anni, i primi 8 anni,
i miei primi 8 anni di vita accademica e i suoi ultimi. Quindi con Claudia, Riccardo, per noi è sempre stata ed è una presenza che, alla quale dobbiamo moltissimo. Come è stato definito precedentemente, io lo definirei con poche parole, come una persona onesta, diretta nei suoi rapporti, molto elegante e ironica. Un signore che ha sempre detestato l'ipocrisia e il perbenismo, fatto di sorrisi patinati e chiacchiere da salotto, una persona molto concreta, diceva che Titti, una persona che si trovava bene a parlare con tutti, dagli allevatori al rettore, una persona carica di umanità che ha trasmesso molto nella vita accademica di Univa, così come anche nel contesto scientifico della parassitologia, sia a livello nazionale che internazionale, per tutte le cose che ha fatto, per come è stato antisignano anche nell'aprire alle collaborazioni il suo gruppo, alle collaborazioni internazionali. Ha sempre incoraggiato a perseguire le proprie idee, le proprie aspirazioni. Ieri sera Claudia mi diceva che a un certo punto, Claudia Cafarchi, amicologa, lei aveva intenzione di quasi di cambiare un po' dalla micologia alla parassitologia, date le contingenze e data la storicamente le linee di ricerca del gruppo del professore. Lui ha detto no, assolutamente Claudia, devi continuare con la micologia orgogliosamente, devi fare quello che ti farà realizzare di più e ciò che tu vuoi fare. L'ironia, io ricordo per esempio uno dei primi ricordi, il mio primo viaggio internazionale era a seguito con il professor Puccini per un congresso, un post a Cluj-Napoca, e sul volo incontrammo anche in aeroporto, ricordo, la Perucci e Macchioni, e sul volo da Bucarest a Cluj lui mi disse, siccome c'erano molte turbulenze ed il mio volo in aereo, diciamo uno dei primi comunque, e lui mi disse Domenico, hai paura? Perché mi vide in effetti spaventato. Io dissi sì, professore, un pochino paura. Disse, ma tu c'hai il passaporto? Dissi sì, perché? Dove ce l'hai? In borsa. Presi questo passaporto e mi disse mettitelo nella giacca. Misi nella giacca, dopodiché disse Domenico, se cade l'aereo sarai più facilmente riconoscibile e riconosciuto. Ricordo questa come una... E così come ricordo la maturità, la saggezza e la calma che ha un Domenico Otranto inizialmente molto molto preso dal lavoro e molto focalizzato sul lavoro, una volta mi disse Domenico, ricordati che per essere un professore universitario bisogna essere anche bravi. Queste sono tutte cose che mi hanno diciamo fatto molto cambiare. Nel 2002, in occasione del suo pensionamento, scendemmo con Claudia, Riccardo a salutarlo. Aveva un Alfa Romeo di colore grigio, se non sbaglio argento, e con le lacrime dicevo, professore, ma ci vedremo, ci aiuterà. Nel 2002 avevo 30 anni, insomma, e ero appena diventato professore associato, e lui disse, Domenico, ce la farete tranquillamente, ricordati che al mondo tutti sono necessari, nessuno è indispensabile. E da allora lo abbiamo seguito costantemente, lo abbiamo sentito costantemente, ma non ha mai voluto più parlare di parassitologia. Riusciamo a parlare di tutt'altro, dei suoi viaggi, di quello che è la sua umanità e quella che è stata la sua esperienza umana. L'umiltà è anche un tratto del suo carattere che voglio ricordare. Questo è molto importante.
Perché del professor Puccini, oltre ai ricordi, conservo un foglio che voi, che molti di voi che hanno avuto occasione di venire a visitare la sua stanza, probabilmente ricorderete alle spalle della sua scrivania, e lo conservo sempre qua. Questo foglio dice: se incontrate qualcuno persuaso di sapere tutto, tutto, di essere capace di fare tutto, non potete sbagliarvi, è un imbecille. Questo è il professor Puccini. Sì, Quindi me lo ricordo. l'attenzione, ce l'ho qua, quindi l'attenzione per gli altri prima che per se stessi. E oggi, se a Bari abbiamo un corpo, diciamo, docente, dei collaboratori che sono rappresentati a quattro professori associati, due tecnici, un RTDA che peraltro prende servizio proprio oggi, colombiano, PhD dal Brasile, dalla Nigeria, dalla Tunisia, dal Vietnam, dall'India e due dall'Italia, e anche grazie alla visione del professor Puccini. Senza di lui questo non sarebbe potuto essere possibile. Questo è un grazie molto importante che tutti gli dobbiamo. Lui lascia soprattutto l'insegnamento per un'accademia con la maiuscola che non metta l'io innanzi a noi, ma che condivida prima di dividere e che abbia cura di indirizzare i giovani nelle sedi universitarie, dando opportunità migliori e non ai più forti. Questo è molto importante. E questo al di là di ogni prerogativa, al di là delle differenze di genere, della provenienza, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, di altro. Il professor Puccini, da questo punto di vista, è una persona molto, molto aperta. Un'accademia, anche se potrebbe non sembrare essere stato il professore un accademico, per me è stato un grandissimo accademico, perché ha rappresentato un'accademia con responsabilità fortissime nel rispetto dei principi che ci fanno oggi una comunità. L'Accademia, noi non dobbiamo aver paura di dire che facciamo, rappresentiamo l'Accademia, dobbiamo aver paura di chiuderci. Questo è un aspetto molto importante e il professor Puccini, per quella che è stata la nostra esperienza, ha sempre avuto ben presente. Leggo brevemente quanto ha scritto Riccardo Lia, che è nell'altra stanza in biblioteca di fronte a me, però dice che non ha, diciamo, la forza per leggerlo. Sono contento sia stata scelta una foto da me scattata il 10 ottobre 2002 per ritrarre il professore nel modo più fedele, a mio avviso, alla sua indole. Un uomo sereno e sempre pronto ad ascoltare gli altri. Sono le 13:38, Parco Nazionale del Pollino, Bosco di San Severino, Lucano, in occasione di un appuntamento con veterinari e allevatori per discutere dei parassiti delle pecore. Squilla il telefono del professore e il suo amico Ruggero Restani, che tutti noi abbiamo avuto il piacere di conoscere. La conversazione verte sui viaggi, un argomento questo di suo grande interesse. Pensiero mi riporta alla mente il diario di bordo di Antonio Picafetta, uno dei pochi superstiti della spedizione Magellano del 1520, la storia di un viaggio e del suo protagonista. E sulle avventure del buon Magellano avevamo di che raccontare in macchina durante il nostro viaggio giornaliero a Valenzano, alla stazione di Bari, sulla via per Foggia. Ed era piacevole abbandonarsi a questi dialoghi, mettendo da parte la parassitologia per lasciare il posto alla vita quotidiana e agli interessi che nutrono mente e spirito. Del resto, il professore aveva una ben riconosciuta capacità di comunicare la sua passione per i viaggi e le sue esperienze attraverso i suoi libri di narrativa. E in quel piacevole ricordo che la mente ancora trova sollievo. Il professore ha saputo mantenere in ogni occasione la capacità di conoscere, il gusto di capire e il piacere di raccontare, trovando sempre le soluzioni ad un problema con serenità. Conoscenza, curiosità e oratorio sono tre doti che hanno contraddistinto il suo carattere e la sua umanità. Grazie, professore, per tutto il tempo, i suggerimenti, gli insegnamenti, nonché per le opportunità che mi ha fornito. Ho appreso i suoi insegnamenti e ne faccio tesoro ogni giorno. Con affetto, il suo Riccardone. Grazie a tutti. Bravo Domenico, grazie. Bravo Domenico, bravo Riccardo.
bellissimo. Grazie, grazie per questi contributi veramente sentiti e a volte toccanti. Passerei ora all'intervento della signora Fulvia, che è stata per tanti anni segretaria del professore, e del professor Rocco Gentile, che per problemi di connessione però hanno mandato un documento che ci leggerà la professoressa Giangaspero, mi pare, vero? Sì, grazie, scusatemi, vi rubo un attimo perché ci tenevano tanto. Ecco, si tratta dei coniugi Fulvia e Rocco Gentile, qui vediamo il professor Puccini con Fulvia, la sua segretaria personale, no? Quando un tempo i professori ordinari avevano la loro segretaria personale, magnifici tempi, e in questa immagine appunto li si ritrae insieme proprio in dipartimento. E Fulvia e Rocco Gentile, Rocco è un docente di istologia, attualmente in pensione, e ha condiviso anche con Vezio parte del suo percorso universitario. E loro dicono hanno trascorso tutta la loro vita lavorativa nella facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari, e ricordano appunto Vezio, e Fulvia dice: per molti anni sono stata segretaria del gruppo di studio e ricerca di parassitologia e malattie parassitarie, e coordinato proprio dal professor Puccini. Ricorderò sempre la gentilezza e la signorilità dei suoi modi, è stato un docente molto stimato dai colleghi, dagli studenti, dal personale tutto, dimostrandoti sempre in tutte le occasioni un uomo retto e leale, un galantuomo. Rocco Gentile, il marito di Fulvia, collega del professor Vezio Puccini, dice: di lui posso dire ho apprezzato le sue grandi doti umane, sempre cordiale, affabile, sincero e leale, è stato stimato da tutti per la sua linearità ed onestà nei rapporti interpersonali, sempre pronto alla comprensione delle ragioni altrui. Non ho mai sentito una sua parola di biasimo, di critica nei confronti di chiunque. E poi chiude con una cosa carina anche nei nostri confronti, dice: sono certo che le sue ricerche, i suoi insegnamenti e suggerimenti sono stati raccolti e sviluppati dai suoi allievi prediletti, che hanno raggiunto con il loro impegno nella ricerca scientifica i massimi livelli della carriera universitaria. E dice la Titti Giangaspero, Domenico Otranto, Donato Traversa, Riccardo Lia: si sono dimostrati tutti degni del loro maestro, e spesso mi diceva di essere orgoglioso del loro cammino di ricercatori che avevano raggiunto. Quindi lui si compiace per gli ambiti successi da noi ottenuti. Ci saluta tutti, Rocco ci saluta tutti, saluta tutto il consesso accademico che circonda, dice: voi magnifici quattro, e auguro di perseverare nella vostra crescita come voleva lui, come voleva Vezio Puccini. Grazie a Fulvia e a Rocco Gentile, non solo per le bellissime parole ovviamente nei confronti del professor Puccini, molto, molto più meritate di quelle che ha voluto così avere nei nostri confronti. Quindi questo era un cameo, e loro si dispiacciono molto perché avrebbero avuto dei problemi di connessione, e quindi mi hanno incaricata di portare questo messaggio. Quindi io applaudirei anche a loro. Ringraziamo e do il benvenuto alla professoressa Olga Brandonisio, che ci ha raggiunto con piacere. Oh, che bellezza! E dopodiché il nostro presidente, professor Pietro Belli, vuole fare un intervento. Prego, Mario. Mario, ci sei? Sì, ci sto provando. Vado io. No, mi sentite? Sì, sì, e ti vediamo anche. Questo è un dramma.
Posso mandare il PowerPoint, Puoi Mario? fare ciò che credi, sì, tranquilla. Voi sapete che io sono facile alla commozione, quindi credo che anche oggi non resisterò, ma voi saprete perdonarmi e capirmi. Io ho dato un titolo a queste quattro slide che ci sono, ricordando Vezio Puccini, un viaggiatore gentiluomo dalle Dolomiti alle Ande. Ultimamente credo che le occasioni, purtroppo, per ricordare i nostri maestri, i miei maestri, siano un po' troppe. Prima Ruggero Restani, l'abbiamo ricordato a Ozzano Emilia il 28 giugno del 2019, e in quella splendida mattinata il professor Puccini ha svolto il ruolo di chairman. Nessuno poteva immaginare che dopo meno di 2 mesi avrebbe raggiunto il suo caro amico Ruggero, che era scomparso nel dicembre del 2018. Ho aderito con entusiasmo alla proposta di Titti per questo incontro in ricordo di Vezio, che credo se lo meriti assolutamente. Ci sarebbero tante cose da dire, perché ci sono tanti momenti che abbiamo condiviso. Non voglio ricordare gli aspetti professionali e scientifici del professor Puccini. L'hanno già fatto altri e lo faranno altri ancora. Io voglio ricordare l'amico Vezio e la sua instancabile passione per i viaggi, documentata anche dalle raccolte dei suoi racconti, ce ne ha parlato prima Titti. Con lui ho avuto la fortuna di fare alcuni viaggi, in particolare alcuni giorni sulle Dolomiti Trentini e in Perù, sulla Cordigliera Blanca, dove vive mia sorella con la sua famiglia. La prima esperienza, a sinistra c'è la foto, quello è il Sasso Lungo, Sasso Piatto, e a destra c'è il Pordoi. Se vuoi puoi andare avanti, Titti, grazie. La prima esperienza, dicevo, è stata a Moena, nella mia casa di vacanza, e il primo giorno, dove lo porto il professor Puccini a camminare, e ho scelto di portarlo a fare una passeggiata sul Catinaccio, in uno degli angoli più belli della Val di Fassa, e scelsi un sentiero che mi sembrava molto adatto al professor Puccini, che era stato il presidente della SIPAOC dal 1998 al 2002, perché il sentiero si chiama il Sentiero delle Pecore, probabilmente perché in tempi antichi vi transitavano le gregge in transumanza. Salendo sul sentiero delle pecore, lentamente, perché c'erano anche delle salite piuttosto ripide, ogni tanto qualche parola, ma soprattutto godendo delle bellezze della imponente natura del Catinaccio, arrivati al rifugio Roda di Vael, un rapido pasto e poi la discesa verso la base. Contemporanea compreso, se rileggete il racconto che si intitola proprio Sul sentiero delle pecore, che è in uno dei libri, in una delle raccolte dei racconti del professor Puccini, potrete ritrovare tutti questi particolari. Il giorno dopo, Vezio mi chiese di portarlo a Merano, dove lui aveva trascorso un periodo, era stato sfollato durante la Seconda Guerra Mondiale e lì aveva frequentato alcuni anni del liceo. Quindi siamo andati a rivedere la casa dove aveva vissuto, e pranzo in birreria con Würstel e Krauti, perché è tipico, quindi un vero e proprio tuffo nel passato per Vezio. Quindi alcune giornate vissute in Spagna con una persona speciale che nell'intimità ho potuto conoscere di più. Il silenzio dei monti aiuta a parlare, al dialogo, a comunicare, e con Vezio era facile comunicare. Se mi vai avanti, Titti, grazie, scusa se ti do questo compito. Poi c'è stato il mitico viaggio in Perù nel 2007, e adesso vedremo una carrellata di foto scattate in varie parti del Perù. Lanciai io l'idea a Puccini di venire in Perù. Avevamo deciso di fare un viaggio con mia moglie, il figlio e altri amici. E avevamo deciso di andare a trovare mia sorella che lavora, opera sulla Cordigliera Blanca con l'operazione Matto Grosso, quindi sono dei volontari. Appena lo dissi a Vezio, dico: ma Vezio, vorresti venire anche tu? E
Il suo sguardo si illuminò e poi si aggiunsero al gruppo anche Valeria, che vediamo in molte di queste foto, e Angelo. E andammo a costituire una comitiva di 9 persone. Per Vezio non fu facile venire, perché era stato sottoposto da poco a un intervento a un rene e quindi i suoi valori ematici erano sballati, ma lui tanto dice, tanto fece, finché trovò un dottore, che non so, credo fosse un giovane dottore, che gli ha dato il permesso di poter fare questo viaggio, che non è un viaggio leggerissimo, perché è un viaggio piuttosto impegnativo. Ricordo ancora la gioia della sua telefonata quando mi disse: mi hanno dato il permesso, posso venire anch'io. E quindi poteva partire anche lui. Prendimi il biglietto dell'aereo. E il Perù ebbe un effetto terapeutico incredibile, perché quando tornammo in Italia, i suoi valori ematici erano rientrati perfettamente nella norma, tutti perfettamente rientrati nella norma. È stato un viaggio splendido, me lo diceva anche la Valeria prima, pre-incontro, un viaggio splendido che ci ricordiamo ancora a distanza di anni, ce lo portiamo nel cuore. È stato un mix tra turismo ma anche condivisione della vita dei volontari che sono impegnati ad aiutare la gente sulle Ande, dispersi sulle Ande. Trascorrere questi brevi periodi con Vezio, oltre ovviamente a tante altre occasioni di incontro a Camposanto, a casa di Euride Ruggero, ai congressi, alle riunioni SOIPA, alle riunioni SIPOC, mi ha permesso di conoscerlo meglio e di apprezzare le sue numerose doti, che farò fatica ad elencare tutte, ne cito alcune. Era una persona speciale, io l'ho definito un gentiluomo, viaggiatore gentiluomo, era amante della vita, delle persone che incontrava per lavoro o anche per altri motivi, era attento, curioso, concreto, onesto, sincero, corretto, disponibile. Un innegabile importante punto di riferimento per me sicuramente e non solo per i parassitologi. Ci mancherà Vezio. Allora, grazie Vezio di tutto quello, se vuoi andare avanti con la prossima. Tutto quello che hai regalato a me e alla parassitologia italiana. Chi era a Bologna il 28 giugno del 2019, quando abbiamo ricordato Ruggero Vestani, ricorderà che io ho usato questa immagine e questa frase di Foscolo: un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda. E la voglio riproporre anche per Vezio. Con un grande ringraziamento, non so dove, non so come, ma sono certo che prima o poi lo rincontrerò da qualche parte. Arrivederci, Vezio. Grazie. Bravo, bravo Mario. Grazie Mario. Bene, passiamo ora al contributo di Giovanni Peglani. Ti senti, Giovanni? Sì, voi mi vedete? Sì, ti vediamo. Alza il volume del tuo audio, il tuo microfono, alza un po' il volume. Sapessi come si fa, molto volentieri. Vabbè, Ecco, ti devi avvicinare al microfono allora. allora mi avvicino al microfono. Quando Titti Giangaspero, che qui chiameremo semplicemente Titti, ha comunicato l'intenzione di organizzare questa giornata in ricordo di Vezio Puccini, che qui chiameremo semplicemente Vezio, mi è venuto in mente che probabilmente la sua ultima uscita pubblica è stata per la giornata di commemorazione di Ruggero Restani. Suo intimo amico, lo ha ricordato prima Mario Pietrobelli, per la quale si è brillantemente esibito come chairman. Per puro caso, proprio in quei giorni, sono venuto in possesso, finalmente, dell'intera registrazione video dell'evento e l'ho comunicato alla Titti, che mi ha chiesto un breve ricordo di Vezio. Il video di 32 gigabyte è masterizzato
in un Blu-ray disc che con il solerte contributo di Laura Rinaldi verrà inserito nel sito della SOIPA, mentre la consorte e le figlie lo riceveranno direttamente. Pensando al ricordo di Vezio, mi è venuto in mente un libro di Umberto Eco, in cui l'autore esprime un concetto relativo ai lettori di un romanzo. Ciascuno di essi se ne farà, dice l'autore, un'idea propria, diversa da tutti gli altri, e il risultato sarà un bosco in cui l'unicità del romanzo sarà formata dai tanti alberi rappresentati dal sentire di ciascun lettore. Pur nella retorica delle commemorazioni, credo che il concetto di intima e personale unicità del ricordo si possa applicare anche al nostro caso. Vi propongo pertanto il mio alberello per Vezio, il saggio Uomo di pace, allegro Einstein della parassitologia veterinaria. Lo chiamavamo così. Era ricco di iniziative e ne ricordo solo un paio che mi hanno coinvolto. Un giorno Restani, ritornando da Bari, mi comunica che Vezio aveva inviato la Titti negli USA e noi non potevamo essere da meno. Ergo, il giovane virgulto Gioia Capelli, attualmente direttore dell'IZS delle Venezie, fu spedito in Louisiana a Baton Rouge, dove ha potuto affinare le proprie capacità parascrittologiche e mi ha permesso di instaurare eccellenti rapporti con quelle università che si sono mantenute nel tempo. L'altra iniziativa è stata quella di organizzare una ricerca che oggi si definirebbe multicentrica, coinvolgendo tutte le strutture universitarie e gli IZS da cui lui proveniva, è stato ricordato prima, Giasone. Altri ne parleranno diffusamente, ma io vorrei solo sottolineare un paio di aspetti peculiari. Il saggio e lungimirante tentativo di Vezio, Argonauta, di riunire tutti i parassitologi in un progetto comune su un argomento di importanza nazionale e mediterranea, molto caro anche al suo amico Ruggero Restani. Adusi a progetti comuni, ex 40%, dove ognuno faceva quello che voleva e solo alla fine si cercava, non senza qualche difficoltà, di raffazzonare tutto sotto un comune titolo. Cara Titti, ti ricordi una gelida giornata in quel di Bari in cui noi abbiamo raffazzonato tutto e di più? E i colleghi lo hanno comunque costretti, obtorto collo, in uno schema blindato, lo massacrarono di critiche, diciamolo pure. Il bello d'oro però ci è salvato e grazie a Peppino Cringoli, che piaccia o meno, fa bella mostra di sé in un elegante cofanetto nelle nostre biblioteche. Ricordo anche con simpatia che quando non eravamo obbligati dai burosauri dell'amministrazione universitaria a stilare giudizi a conclusione dei dottorati rappresentati da una sola parola, eccellente, completo, esaustivo, eccetera. Scusate, ma devo andare a aprire la porta, rientro fra 30 secondi. Scusate. Il bello della diretta, come si dice? Ma non c'è. Scusate, ma Gianni O'Brien non ha il maggiordomo a casa sua? Cioè, però la sedia è molto bella, vedete che bella sedia che tiene. mi stupisco, non ha la Filippina. Non ce l'ho la Filippina, sono tornato. Posso continuare? Vai. No. Erano i cuscinetti che avevo ordinato per la mia macchina. Stavamo dicendo che quando nei giudizi sui dottorati era possibile esprimere
qualche idea in più, poche righe, niente di preoccupante. Ezio apprezzava molto le mie notazioni fantasiose e ovviamente sopra le righe e faceva trascrivere i miei pizzini, perché ha una calligrafia orrenda, da una sua segretaria per includerli nel documento finale. Questo, devo dire, è un ricordo che mi fa molto piacere, questo tipo di apprezzamento. Vado all'ultima gemma del mio alberello ed è rappresentata da un quesito che mi sono posto. Come ha fatto il nostro Ezio a raggiungere il traguardo dell'età vegliarda in serenità, dribblando tutte le avversità che la vita, come ciascuno di noi, gli ha combinato? Beh, io una risposta, magari un po' personale, ma me la sono data. La sua stampella, lanciata oltre le trincee nemiche delle avversità, era rappresentata dal sogno, il progetto proiettato in un futuro prossimo. E il libro che Titti ci sta per proporre oggi, anch'egli nato fra mille peripezie, ne è la dimostrazione. Ma ci sono anche i sogni ludici, quelli terra-terra, anzi, diciamo raso-terra, come quello di percorrere la mitica Route 66 Coast to Coast degli Stati Uniti. E su questo stavamo lavorando. Dovevamo decidere una macchinona americana a 8 cilindri o una mitica Harley Davidson, o forse entrambe per alternarci alla guida. E se pensate che io stia farneticando e quindi parli di cose non vere, irrealizzabili, avevamo già scartato i viaggi organizzati in quanto spersonalizzanti, ma questa è la cartina in cui avremmo dovuto stabilire le nostre tappe. Non so se la vedete. Il Sì. sogno si è infranto dolcemente su una spiaggia dell'adorato mare di Puglia. Ho terminato il mio ricordo. Grazie. Bravo, grazie Giovanni. Siamo da un Giovanni all'altro Giovanni, Garippa. Mi vedete? Sì, condividi video. Ma anch'io sono un po' emozionato, devo dire la verità, perché ricordare Puccini, professor Puccini, come io l'ho sempre chiamato, nonostante potessi fregiarmi, o sono convinto di potermi fregiare della sua amicizia e della sua stima, non sono mai riuscito a dargli del tu. Però forse per la ritrosia tipica dei sardi, questa, dove gli anziani, a cui adesso diamo del lei, prima davamo del voi, ma comunque ci accontentiamo, si accontentava il professor Puccini del lei. Io ho conosciuto fin dall'inizio, quando ero, ma neanche borsista, ero laureato frequentatore, forse anche studente interno con il professor Arru, di cui io ricordo l'amicizia che condividevano, la stima reciproca, insieme poi al professor Restani e insieme agli altri parassitologi. Io ho visto lì in fotografia anche il professor Balbo e Claudio Genchi. E l'ho conosciuto nei congressi le prime volte, obiettivamente incuteva un po' di rispetto, quei capelli bianchi, lunghi, quel tratto molto signorile, e mi sono rimasti impressi in particolare due, quelli organizzati da lui nella sua foggia, quello di parassitologia, dove conobbi Titti per la prima volta, forse anche lei borsista, non mi ricordo cosa fosse, sicuramente erano dei ragazzini in confronto a loro, e poi quello che facemmo qualche anno dopo, a Vieste, a Pizzo Munno in particolare, e già a Foggia nell'88, se non ricordo male, vero Titti? Sì, me lo ricordo come una figura, mi colpì questa figura signorile, un po' diversa dagli altri professori di parassitologia, era obiettivamente diverso, non so perché, forse questi capelli bianchi, questi capelli lunghi, un po' naif probabilmente, per come vedevo gli altri, in particolare il mio professore, diverso, e questa figura che gestiva questo congresso con fare sicuro, però anche con molta delicatezza e serenità. E poi quello della SIPAOC successivo, dicevo, a Pizzo Munno, lì a Vieste, in quella splendida cornice, e mi ricordo quella gita che ci organizzò,
per andare a vedere le terrazze nei bovini, a fare sta ombra. Eravamo noi quattro, Titti, io, tu, professor Arru e poi il professor Puccini, eravamo noi soli e lì ci diede, io vedi, il primo anzi, uno degli esempi di come la parassitologia da parte di un accademico non dimentica gli aspetti pratici e applicativi. E qui mi hai preceduto con questo allevatore di bovini, sicuramente il rapporto di amicizia che c'era, che non era da docente universitario, è proprio da un come si chiama, quasi un amico. Poi un altro ricordo, qui abbiamo sicuramente numerosi componenti, quelli che sono il ricordo nell'87, quando a Torino, in quelle giornate travagliate, stressanti, fummo sottoposti, non scendiamo nei particolari, perché io penso che sia stato il primo concorso da associato, c'erano più concorrenti che posti da attribuire, vi ricorderete bene. È stressante, dove anche qui, insieme agli altri, la figura però di Puccini, o perlomeno ho questo, rimasto a questa impressione, aveva un'aria rassicurante, seppur io penso che noi tutti ce lo ricordiamo. Impassibilmente severa quando esponevamo, quando ci interrogavano, diciamo così, esponevamo i lavori, perché allora era prevista l'esposizione dei lavori e poi quei 15 minuti, scusate, quei 45 minuti tassativi, come ci aveva detto il professor Balbo, né un minuto in più né un minuto in meno di una lezione accademica. Poi i rapporti si fecero. Ecco Giovanni, vedo Giovanni che si ricorda anche lui, vero? Gli arrivi con le valigie da Milano, con Traldi, no? Pieni di libri, i lucidi che organizzavamo la notte prima con pennarelli di diverso colore. E sicuramente la figura del professor Puccini, non per sminuire quella degli altri, almeno per me era forse più rassicurante, anche perché probabilmente era frutto di questo rapporto intenso che c'era fra il mio professore e lui, sicuramente. Era quello. Poi i rapporti si facevano sempre più confidenziali, anche se io continuo a dire, gli ho sempre dato del tu. Ma quello che voglio ricordare è che ho sempre potuto contare su di lui, ci sentivamo non spessissimo, però per telefono, e ho sempre potuto contare di un amico che diceva le cose con garbo e pacatamente, senza lasciarle cadere dall'alto, anche quando aveva detti che avevi torto marcio, ecco, perché spesso giustamente lo diceva anche a me. Esprimeva questo parere, proprio il suo parere, senza farlo pesare. Penso che questa sia una delle caratteristiche fondamentali dell'uomo. E poi Domenico, tu hai ricordato, mi hai preceduto, Domenico Otranto, quello che ci disse in un congresso di parassitologia. Era una tavolata di giovanotti professori, adesso non mi ricordo, uno dei primi congressi, uno, non l'ultimo, il precedente ancora, a Pisa, di parassitologia, dove ci disse, senza riferirsi a nessuno in particolare, non ho mai capito perché ce l'abbia detto in quell'occasione, e ci disse che essere professori universitari bisogna essere anche bravi. E quindi io adesso, col senno di poi, ho detto, ma probabilmente, chissà, magari ce la va con me o con qualcun altro. E ancora adesso io penso che questo insegnamento sia fondamentale, perché è vero che le qualità di un io sono perfettamente convinto allora e ancora più oggi di allora che le qualità non si possono misurare solamente alla bravura e che la visione del mondo universitario, come diceva lui, non possa basarsi esclusivamente su parametri competitivi. La bravura è fondamentale, essere bravi è fondamentale, però ci sono anche altre qualità del professore universitario che devono essere assieme a questa. E penso che il professor Puccini le incarnasse tutte, bravo scientificamente, anche perché aveva un background, un'esperienza da zooprofilattico, quindi un mondo diverso sicuramente da quello dell'accademia, però aveva anche le altre qualità che le facevano un professore universitario completo, a tutto tondo. Grazie, professor Pucci. Grazie, Giovanni. L'emozione c'è sempre. Passiamo la parola ora al professor Moniello dell'Università di Sassari, presidente SIPO. Grazie, buongiorno a tutti. Io non ho avuto la stessa fortuna che hanno avuto tanti di voi.
Grazie soprattutto a Titti, grazie alla SOIPA per l'invito. Il professor Puccini nella SIPAOC è stata una figura sicuramente importantissima. È stato consigliere nel consiglio direttivo nel 90-94, periodo nel quale poi è stato organizzato il congresso di Vieste, il decimo congresso nazionale. Poi successivamente è stato vicepresidente dal 94 al 98 e poi presidente. Forse è stato tra i presidenti quello che ha ricoperto la carica più a lungo perché, più a lungo perché le elezioni di Palermo del 2002. Del 98 si sono svolte ad aprile e le successive, quelle di Chia, si sono svolte poi nel 2002, per cui diversamente da tutti gli altri periodi di carica dei consigli direttivi, lui ha avuto un periodo un po' più lungo, ma è stato semplicemente perché si era spostato poi il congresso con l'assemblea associata dalla primavera all'autunno. Il suo mandato è stato ricchissimo di iniziative, veramente ricchissimo, organizzate tra i due congressi nazionali, quello di Vietri sul Mare del 2000 e poi quello di Chia nel 2002, entrambi di eccellente riuscita. Il primo ricordo che ho del professor Puccini è quello del congresso di Vietri, organizzato dai colleghi di Napoli. E la cosa che mi colpì molto è, stranamente, è una cosa che tutti hanno ricordato, cioè una persona distinta, una persona onesta, gentile, tante caratteristiche che poi ho ritrovato nella descrizione di un po' tutti voi che gli siete stati molto molto più vicini e che avete avuto la fortuna di essere accompagnati da un maestro come il professor Puccini. È una grande fortuna. Grazie. Grazie, grazie mille Peppe. Grazie, professor Monello. E passiamo la parola al professor Cringoli. Sì, buongiorno. Io voglio ringraziare Titti, voglio ringraziare la società, voglio ringraziare la SOIPA, voglio ringraziare tutti gli amici che hanno organizzato questa giornata bella, emozionante, ricca di contributi, di interventi per ricordare il nostro maestro Vercio Puccini. Chiaramente io ringrazio e porto anche la testimonianza del gruppo della parassitologia della Università di Napoli e chiaramente mi associo a tutti gli aspetti umanitari e professionali che i colleghi precedentemente hanno manifestato, anche per la bellissima carrellata di fotografie che ce l'ha fatto ben ricordare. Voglio però ringraziare il professore Puccini che oggi è con noi, lo voglio ringraziare ufficialmente perché se oggi c'è a Napoli un gruppo di parassitologie che voi conoscete. È una società. Scusate, potete annullare i vostri microfoni, per favore? Vi dicevo, è grazie a questa coppia Puccini Restani che io oserei definire i tutor di questo gruppo, perché prima di noi, non per nostro merito, non c'era mai stato un gruppo di parassitologia a Napoli. E quindi questa esperienza in termini ufficiali è iniziata nel 1991. Io ho conosciuto il professor Puccini prima, quando ero in patologia aviaria, perché lui laureato a Napoli, ogni tanto veniva nell'università, veniva a salutare il professor Papparella, che è stato il mio professore, e anche Restani ho conosciuto prima, perché veniva anche lui a Napoli. Però tutto si è concretizzato ufficialmente nel 1991, il famoso, famosissimo concorso, almeno per me, che mi ha cambiato la vita. Come diceva Donato, che si è aperto una porta e gli ha cambiato la vita, questo
è quello che è dato allo Stato, che nel 91 c'è stato il concorso a professore associato e beh, la commissione c'era Cucine, c'era Restani, c'era Balbo, c'era anche Sacchi e Polidori, i quattro candidati, quindi c'era la Tampieri, Luca Rossi, Mario Pedrobelli e c'era Cringoli, che poi sono io. Quindi qui questo concorso mi ha portato a me a Campobasso, io sono diventato professore associato a Campobasso, facoltà di agraria. Ci sono rimasto 2 anni, poi fortunatamente sono rientrato a Napoli nel 93, quindi è cominciata l'esperienza napoletana e Vezio Puccini mi è stato sempre vicino, era quello a cui io telefonavo e quello che anche allora, per aiutarmi a partire, per aiutare a partire il gruppo, lui ci dette un dottorato che ne ha beneficiato chiaramente Vincenzo Veneziano. E ricordo che quando Vezio veniva a Napoli, Vincenzo lo caricava sulla moto, lo portava girando per Napoli, Vezio che faceva i suoi viaggi conoscendo Napoli, andava a comprare le cose che gli servivano nei posti, diciamo, più conditi di Napoli, che lui conosceva meglio di me. Poi c'è stata la grande occasione, io ricordo la telefonata quando mi chiamò nel 98, dice, senti Peppino, perché il nome Peppino me l'ha dato lui, io me lo porto appresso da Vezio Puccini, mi chiamano il Peppino e quindi oggi mi è rimasto questo nome nella società. Dice, senti Peppino, tu te la senti di organizzare il congresso della SIPAOC? Caspita. Professore associato, in mezzo a tante, in una situazione accademica, allora l'associato non è che era come oggi, ma non voglio, vado oltre. E facevamo il congresso di Sibaco, lui venne a Napoli, giravamo, insomma, abbiamo fatto questo congresso e facevamo anche il famoso cofanetto che ricordava Giovanni, che io purtroppo non ne ho più, perché quando lo sfortunato crollo del 2015 della palazzina della parassitologia a Napoli, noi abbiamo perso tutto, quindi ho perso anche tutti i cofanetti. Quindi se qualcuno me ne farà omaggio, io lo voglio ringraziare. E quindi la coppia, diciamo, il duo, diciamo, Puccini e Sani ci sono sempre stati vicini. Quindi i concorsi di Vincenzo al ricercatore, il concorso di laurea al ricercatore, ed anche i concorsi, anche il mio concorso ad ordinario nel 2001 è stato praticamente condiviso da questo duo. Quindi Napoli ringrazia Vezio Puccini, ringrazia chiaramente anche Ruggero Restani per questa realtà. Quindi, ma poi voglio dire, il rapporto con Vezio è sempre continuato. Io ricordo anche, lo ringrazio per l'occasione che ci ha dato, lo raccontava Mario, i viaggi che aveva fatto, la scia delle pecore, quindi ci ha dato anche il privilegio e l'occasione a me e a Laura di partecipare come dire, alla stampa dei 2 volumi, La barca con le ali e Sul sentiero delle pecore. Quindi è stato un rapporto, diciamo, veramente affettuosissimo. E quindi io ringrazio Vezio e quindi mi fermo qui. Grazie a tutti e cedo la parola. Grazie. Concludiamo con l'intervento di Chantal Boulard che abbiamo visto in una foto di Sì, ora la rimetto perché mi fa piacere che abbia. Tolosa, che ha mandato uno scritto che ora ci leggerà Donato Traversa. Ecco, in realtà lì c'è un errore perché Chantal Boulard era la dirigente dell'IRRA a Tours. Ah. È un mio errore perché noi viaggiavamo fra Toulouse e Tours e mi sono sbagliata. Quindi le chiedo scusa, eccola, è al centro ed era è stato il presidente della Coast Action e veramente ci ha fatto molto piacere che lei abbia voluto almeno mandare uno scritto che leggerà Donato. Allora, è una lettera che cercherò di leggere, cercando, spero, insomma, di trasmettere il messaggio di Chantal. When I met Professor Puccini, it was for the first time in the 80s when I started to set up an European group to improve and coordinate the studies on bovine hypodermosis. Immediately, Vezio became a helpful friend. He was one of those who organized a successful symposium in Bari University in 1987
to reinforce the exchanges of the European scientists, specialists of this disease. This was a success, not only for the scientific part of the meeting, but also for the general organization. Before the cause action 811 was accepted and approved by the European community in 1991, Vezio supported and helped me in the administrative process. And naturally, when it has been time to elect my vice president, Vezio was elected. During the next 7 years, Vezio and his dynamic team with Titti Giangaspero, Domenico Otranto, and Donato Traversa participated actively in the projects launched in this cost action. We have been working hard with Vezio in the organization of this European group, preparing the annual meetings, visiting our colleagues who were representatives of 14 countries. We are supervising the common research project, which were launched and financially supported by the European community. We have organized exchanges of students to be trained in new techniques. We had a busy and very fruitful time as our group made progresses in the knowledge and the control of hypodermosis. At the same time, when the body group enlarged the studies on goat hypodermosis. This intense activity was always carried out in a good mood. The progresses of each team were presented in an annual meeting held in our different countries, and once more, with a great pleasure in Bari. During these meetings, we also had the pleasure to meet Elisa, who attended many of them. As we must not change a team which wins, in 2000, I started a new collaboration with China in the framework of an international cooperation with developing countries, INCO, entitled Hypodermosis Control in the European Union and China. At that time, I proposed to Titti who had joined at that time the University of Teramo, to be a partner in this research program. And she has steered Vezio's team with Domenico Otranto and Donato Traversa. It has been another time of intense work as we had annual milestones to reach. During the 4 years of this project, all the partners used to meet once a year in China or in Europe to present their results and coordinate the collaborations. In 2004, the final meeting was organized in Lanzhou, in the center of China, and Vezio could observe what was China at that time. It was still a developing country. This friendly collaboration covered 25 years of progress in our research about parasitology and hypodermosis, of trips over Europe and China, and of meetings with so good friends through all these countries. Getting older, as we were used to meet when we retired, we still continue to have contacts and visiting Vezio after his retirement. And it was a pleasure when I discovered on the Adriatic Sea Vezio and Elisa's house. It is very sad to think that going back to Bari and Foggia, where I had so good time with them, that I couldn't meet anymore both of them. But all the good memories with Vezio and his team with Titti, Domenico and Donato will remain. It is a bright chapter which is not really finished, as the Vezio's team is still there and will continue to work hardly. Bravi. Bene, grazie. Bravo. Complimenti al gruppo del professor Puccini. Credo che questa... Siamo in tempissimo. Sia giunta al termine, abbiamo ricordato con piacere momenti belli che ci hanno fatto anche venire un po' di nostalgia e credo che possiamo quindi passare alla presentazione del libro e do la parola alla professoressa Giangaspero. Sì, grazie. Dunque, io parto di nuovo da questa immagine per, scusatemi solo un attimo,
Ecco, ricordarvi che il professor Puccini ha praticamente dato alle stampe tre contributi sulle malattie parassitarie. L'ultimo è stato Malattie parassitarie degli animali domestici, redatto nel 90. Due. Ora devo dirvi che l'idea di dare vita ad una nuova edizione delle malattie parassitarie degli animali domestici risale a molti anni fa da parte di noi allievi storici. E lo invitavamo ad aggiornare il suo volume Guida delle malattie parassitarie degli animali, perché ovviamente risaliva al 92. Il successo di quella edizione fu testimoniato dalla sua adozione, se vi ricordate, in molte facoltà di medicina veterinaria e non solo. E fu subito legato alla sua chiarezza, al suo approccio pratico e completo, opportunamente inclusivo anche degli aspetti clinici, tanto da essere considerato non solo un utile ausilio per la formazione degli studenti, ma anche uno strumento di lavoro e anche una sorta di ripasso per i laureati e i professionisti. Quindi, anche come docenti, abbiamo sempre ritenuto, appunto, noi più vicini a lui, che potesse continuare ad essere proposto alle nuove generazioni di medici veterinari, anche se necessitava ovviamente di una inevitabile revisione. Erano passati 20 anni e quindi dovevamo aggiornarlo. E quindi io ho insistito tantissimo, tutti quanti abbiamo insistito con il professor Puccini, che ha a lungo resistito, un po' per la sua tradizionale ritrosia, un po' per la scelta, tanto rara tra i professori in quiescenza, di ritenere inopportuna un'insistita frequentazione nel mondo accademico. Pensate che soltanto nella fine del 2018, dopo i nostri ripetuti inviti, si era finalmente mostrato entusiasta del progetto a ben 16 anni dal suo collocamento a riposo, tanto da essere stato, con nostra grande sorpresa e soddisfazione, lui stesso a ritenere che non fosse una cattiva idea l'aggiornamento del suo fortunato manuale, alla convinzione che la revisione fosse fatta insieme e con queste testuali motivazioni. Uno, lui diceva, non mi risulta che siano in circolazione altri testi sull'argomento semplici e di facile fruizione, in realtà ovviamente insomma ce ne sono anche altri in circolazione, ecco, ma forse anche con un'impostazione diversa. La collocazione dell'insegnamento di parassitologia e malattie parassitarie, ahimè, ai primi anni di alcuni corsi di laurea. E lui diceva fare qualcosa che resti come segno di un percorso fatto insieme, in armonia, con piacere e con passione. Chiaramente ne fummo felicissimi e accettammo senza pensarci un attimo. Tutti sappiamo quanto sia impegnativo e talvolta anche frustrante in un momento in cui solo l'H-index e l'impact factor hanno importanza, potete immaginare redigere un manuale per gli studenti e per giunta in italiano. Ma pur consapevoli di cosa ci aspettasse, abbiamo deciso di impegnarci nella nuova edizione per almeno due buone ragioni, una di tipo didattico e l'altra, diciamo, personale. L'utilità del manuale per le attuali generazioni di studenti desiderosi non solo di conoscere la parassitologia, ma anche le malattie parassitarie. Infatti, l'approccio clinico anatomopatologico è raro da trovare nei testi attualmente sul mercato, che ha da sempre caratterizzato questo manuale, con un occhio attento anche alla One Health, e quindi si rivela non solo originale, ma anche prezioso per la formazione del medico veterinario. E poi il piacere di programmare in tal modo occasioni di incontro con il nostro professore, quindi momenti nei quali ricordare i periodi di lavoro insieme, le belle e meno belle avventure universitarie, ma anche momenti di proficuo confronto rispetto a temi sui quali avevamo noi stessi meno dimestichezza, presi dallo specialismo troppo spesso esasperato dei nostri tempi. Ecco, vi mostro la copertina, perché chiaramente non posso che mostrarvi
la copertina del nuovo testo e ecco, questo è il volume Guida alle malattie parassitarie degli animali domestici e la casa editrice è Leda Agricole. Voglio mostrarvi, ecco, il frontespizio con appunto la casa editrice e una piccola dedica al professor Puccini e le sue passioni, lo studio, i viaggi e il mare. Lasciamo ai colleghi parassitologi, dopo che De Donato avrà presentato, chiedo di presentare come organizzato il lavoro, e appunto lascio ai colleghi e agli studenti veterinari il giudizio sull'efficacia didattica di questo volume. Io concludo dicendo che lavorare la revisione e l'aggiornamento di questo manuale è stata una delle esperienze umanamente e culturalmente più belle. Purtroppo però, sottolineo, il professor Puccini non ha potuto vedere la conclusione di questo volume, ma gli sarebbe, ne siamo convinti, piaciuto molto. È doloroso non poter festeggiare con lui questa, la sua pubblicazione. Nel frattempo chiedo a Donato di mostrare l'articolazione di questo volume, che appunto vorrei davvero che voi così promoveste, vorremmo che promoveste e che giudicaste appunto anche per eventuali errori. E dopo i ringraziamenti, e adesso mi sono scordata quello che dovevo dire, però do la parola a Donato perché presenti il, ecco cosa volevo dire, scusatemi, il libro è in stampa semplicemente perché doveva essere in stampa, ma quando l'Emilia Romagna è diventata zona rossa, la Pedroni, che è la responsabile delle Leda Agricole, ci ha detto che loro non stavano più lavorando. Per cui è praticamente ricominciato da poco, ma abbiamo tutto il, ovviamente il PDF a disposizione. Scusatemi se ho rubato troppo tempo, vai Donato con la presentazione del libro. Ti però credo che tu debba togliere la condivisione, la tua condivisione. Ah, è vero, scusatemi, hai ragione. Mi sono dimenticata, sì. Ma devo mostrare qualcosa, l'indice? No, sono io. Lo fai tu. Si vede? I ringraziamenti. Ah, sì. Ecco. Perfetto, allora molto brevemente, appunto noi vorremmo partire dai ringraziamenti perché insomma questa è una fotografia scattata veramente casualmente in occasione di quel pranzo di cui vi ho parlato prima, dove abbiamo appunto passeggiato a Champagne. Era estate, era quest'estate, erano pochi giorni prima di quel giorno di agosto, era appunto vicino a Ferragosto, era un, credo 12-13 agosto, qualcosa del genere, non ricordo. Sì, più o meno, faceva caldo, sì. Allora, io insomma, quindi partiamo, io e Titti vogliamo appunto ringraziare soprattutto gli amici e colleghi del professor Puccini che hanno contribuito a migliorare questo libro. Giuseppe, mi piace chiamarli per nome, allora, Peppino, come lo chiamava il professor Puccini, Giovanni, Laura e Antonio, sia per aver contribuito a una revisione critica di alcuni capitoli, sia per aver fornito alcune immagini. Poi vedete Titti e io abbiamo anche coinvolto alcuni giovani nella preparazione del libro, in particolare Maria Sole, che ha disegnato a mano tutti i cicli biologici che vedrete, Simone che si è occupato della rivisitazione tassonomica e Alessandra che ha fatto una rivisitazione editoriale del libro. Ovviamente, insomma, non si possono non ringraziare le figlie del professor Puccini, Valeria e Antonella, per tutto, non è necessario neanche per cosa, in questo contesto si parla come di immagini e disegni. Allora,
Quello che abbiamo voluto fare insieme al professor Puccini, perché vi assicuro che il professor Puccini controllava ogni singola parola, ogni singola virgola con una lucidità che io almeno gli invidiavo, cioè veramente una lucidità invidiabile, è stato quello di mantenere tutto l'impianto editoriale, tutto l'impianto del libro. Ovviamente il libro era del 92, quindi insomma aveva 30 anni. E quindi c'era bisogno di una modernizzazione, non solo in termini di iconografia. C'è una parte generale che è stata mantenuta, ovviamente, ma aggiornata, soprattutto in termini di diagnosi, profilassi e terapia, e per tutto quanto riguarda ovviamente la distribuzione geografica, l'epidemiologia e i meccanismi. La parte speciale è praticamente identica a quella, o molto simile rispetto a quella del libro del 92, ovviamente con una modernizzazione che si è basata soprattutto sull'eliminazione di quelle che in passato erano malattie annoverate tra le malattie parassitarie, ad esempio alcune malattie da zecche, trasmesse da zecche, e l'inserimento invece di alcune malattie parassitarie che all'epoca o non erano note o non erano considerate importanti. Sotto mano mi passa qui la neosporosi, è la prima che mi viene in mente, o anche l'epatozoonosi, cioè che si può leggere, no? Che si può leggere. L'epatozoonosi, oppure come ad esempio, considerando anche le competenze della professoressa Gaspari, di Titti, insomma, un po' mie, anche abbiamo inserito anche un po' di spazio per quanto riguarda ad esempio la dermanissosi o le parassitosi respiratorie cardiorespiratorie di cane. Abbiamo cercato di dare un'impronta pratica, mantenendo però ovviamente quello che era il background lessicale e dei contenuti del libro. E soprattutto mantenendo anche quei concetti di parassitologia che spesso vengono trascurati purtroppo in molti testi. L'idea era quella di dare un testo pratico, immediato, senza troppe difficoltà nella ricerca delle informazioni. Quindi vedete, c'è proprio tutto un impianto mantenuto, quindi la parte di parassitologia e più la parte pratica delle malattie parassitarie, quindi dell'epidemiologia, o quindi sintomatologia, diagnosi, anatomia patologica che spesso anche viene trascurata, diagnosi, profilassi e terapia. Alla fine del libro ci sono due appendici, che sono delle appendici, la prima che riporta le tecniche alimentari per la diagnosi, che spero che si veda perché mi è scomparsa l'immagine. Sì. Sì, okay. Un'appendice, quindi l'idea di questa appendice che avevamo con il professor Puccini e con Titti è quella di dare delle informazioni pratiche immediate ai fruitori del libro, sia dagli studenti, ma perché non anche ai medici veterinari, e poi unitamente una seconda appendice che riporta morfologia e dimensione dei parassiti proprio scopo diagnostico, uno dei principali parassiti dei mai da vento. C'è un piccolo elenco alla fine di bibliografia essenziale, ma sostanzialmente rappresenta le fonti che abbiamo utilizzato, le principali fonti che abbiamo utilizzato per modernizzare il testo. Ma ripeto, il libro contiene le stesse parole, gli stessi concetti, ovviamente adeguati al 2020, che sono già presenti appunto nell'ultima edizione. Questo è quanto. Grazie Donato. Grazie. E se qualcuno vuole qualche chiarimento, abbiamo 2 o 3 minuti. Il PDF è disponibile, ma non è perché il copyright immagino che sarà delle agricole. Infatti non possiamo ancora farlo girare, purtroppo. Guardate, l'idea di vedere la che ormai appunto era saltata, era proprio quella di regalarmi il volume proprio personalmente, ma ahimè ci penseremo in gennaio quando appunto avremo tutte le copie, così potrete valutarne anche la bontà e davvero insomma così iniziamo a valutare se lo ritenete per poterlo proporre agli studenti. Non c'è specialismo, perché chiaramente non ci può essere, però insomma veramente abbiamo ritenuto che continuasse a mantenere quell'impostazione da manuale, che è appunto una guida alle malattie parassitarie, e
immaginando che poi le future generazioni, anche su questo libro, molte di noi si sono formate su questo, appunto, possano continuare il loro percorso nella parassitologia. Insomma, cerchiamo adesso di vivere le future generazioni. Mario, volevi chiedere qualcosa? No, volevo dire una cosa, non chiedere. Io volevo ringraziare Titti e Donato per questo regalo che fanno alla parassitologia italiana, ma soprattutto per il regalo che avete fatto a Vezio di accettare il suo invito a completare quest'opera. Credo che gli abbiate fatto un regalo enorme. Grazie. Esatto. Peccato solo che non abbia potuto appunto vederne la fine, ma ragazzi, era finito. Era finito e noi a settembre dell'anno scorso, perché poi c'è stato tutto il blocco, abbiamo dato alle stampe. E lui è venuto a mancare il 13 agosto del 2019. Quindi proprio era lì lì. Va bene, allora... Ma lo vede, lo vede lo stesso. Sì, speriamo. Speriamo. Giovanni, te volevi dire qualcosa? O Brian? No, anch'io no. Mi unisco a quello che ha detto Mario Pietrobelli, che direi che è un sentimento veramente umano da amici di Vezio Puccini, non da colleghi. Sì, è vero. Insomma, è stato bello. È stato bello, e però appunto dobbiamo pensare anche che sia utile davvero per i ragazzi, per i nostri studenti. Io vi dico, non c'ho un testo per gli studenti di agraria, e sapete che gli studenti di agraria vanno gestiti in maniera diversa dai veterinari, ma questo io lo trovo anche un utile strumento anche per loro. Certo, la terapia ovviamente non fa testo, forse anche l'anatomia patologica, ma proprio tutto il contesto, anche tutte le parti generali, il concetto di One Health, insomma, le cose a cui siamo abituati a pensare. Insomma, comincerò io ad adottarlo, vi assicuro. Penso sia utile anche agli studenti di medicina, al di là delle specificità di veterinaria, perché obiettivamente lì hanno molte carenze dal punto di vista parassitologico, spesso proprio non... No. Bravo Giovanni, io ho l'insegnamento di antropozoonosi proprio in medicina, e appunto loro saranno i futuri fruitori di questo libro, che calza proprio a pennello, guarda. Bene. Io insegno in 3 scuole di specializzazione di medicina e obiettivamente mi rendo conto che le conoscenze di base sono vicine al nulla, le loro praticamente, hanno qualche infarinatura, giusto toxoplasma, che poi conoscono per modo di dire, sicuramente, però io penso che questo testo possa essere utile, essendo un testo non estremamente complicato, se ricalca le precedenti edizioni, io penso, l'ultima, penso che possa essere fruibile anche da non specialisti, diciamo così, oltre che da veterinari, anche da non veterinari. Io penso che sia un ulteriore omaggio a quest'uomo, perché insomma, penso che sia. Grazie a voi di averlo fatto e di aver pensato anche di coinvolgermi personalmente. Penso sia il giusto omaggio a questa figura. Grazie Giovanni, davvero.